Allora, iniziamo. Allora, buon pomeriggio a tutti, a voi e anche ai colleghi che sono collegati con noi. Intanto volevo un attimo spiegare il motivo di questo incontro. La nostra scuola sono circa da quasi 25 anni che si interessa della problematica del rapporto dell'acupuntura a sostegno dell'infertilità e percorso di procreazione medicalmente assistita. E ancora molto tempo prima che uscissero le prime evidenze scientifiche in letteratura. Nel 2009 organizzammo un primo incontro con un collega cinese proprio sull'acupuntura e procreazione medicalmente assistita. In quell'occasione incontrammo la dottoressa Elisabetta Casalesti, che già anche lei da tempo si interessava della tematica. E quindi da allora nacque così l'idea di organizzare dei master specifici per acupuntori per formarli e prepararli per questo tipo di problema. E da allora abbiamo organizzato 7 master che si sono più o meno andando avanti con le edizioni sempre più arricchite di contributi e siamo appunto arrivati alla settima edizione che è questa. Nella prima parte parleremo un po' un attimo di evidenze scientifiche e dopo ci sarà invece il confronto dell'esperienza di colleghi medici acupuntori esperti nei settori che praticano da anni. Quindi ci sarò io, ci sarà la dottoressa Elisabetta Casaletti, ci sarà anche il dottor Mauro De Vecchi. E quindi dopo parleremo e ovviamente tutti voi siete pregati di intervenire anche da casa eventualmente potete scrivere sulla chat la domanda, noi la ripeteremo e poi dopo risponderemo. D'accordo? Bene. Allora, questa prima parte la faremo io e la dottoressa Casaletti. La dottoressa Casaletti è la direttrice del nostro master, che appunto è giunta alla sua settima edizione. E partiamo da questa. Questa diapositiva che non vuole essere sconfessare la medicina tradizionale cinese. Vuol dire soltanto richiamare il fatto che l'agricoltura si è sviluppata nel corso dei secoli con un suo linguaggio, ma a fianco di questo linguaggio esiste che cosa? Tutta una evidenza di attivazione di meccanismi neurofisiologici, che è quello che vedremo adesso. Noi sappiamo che ci sono in linea non soltanto dei medici agricoltori, ma anche dei ginecologi e anche dei colleghi di centri di PMA. E capite che per poter parlare con i nostri colleghi dobbiamo avere un linguaggio comune. Dobbiamo avere. Quindi il fatto di non parlare di CXOE o tutto quello che voi medici acupuntori sapete non vuol dire rinnegarlo, vuol dire soltanto affrontare l'acupuntura da una realtà dal punto di vista neurofisiologico. Cosa che invece molto spesso è l'ostacolo, perché il linguaggio molto spesso è il linguaggio che non ci permette di comunicare con i nostri colleghi e che a sua volta provoca un senso di respingimento, di non accettazione, più che comprensibile, perché ovviamente se noi non parliamo lo stesso linguaggio non possiamo capirci. E
Per quanto riguarda la letteratura scientifica, se voi vedete, c'è stato negli ultimi anni un incremento notevole delle pubblicazioni presenti sulle riviste indicizzate. E rispetto anche al tema che parleremo oggi, c'è stato un incremento anche qui di articoli. Se voi guardate, nel 2023 abbiamo 173 articoli su acquacolture IVF, abbiamo 298 articoli su acquacoltura e infertilità femminile e 106 articoli su acquacoltura e infertilità maschile. Sono tutti valori, sono tutti articoli, numero di pubblicazione che è notevole in incremento. Quindi, primo dato, quando si viene fatta l'osservazione che non ci sono pubblicazione riguardo, il problema non è che non c'è la pubblicazione, è il problema che non vengono lette. E quindi se non vengono lette come se non sono, se non, non esistessero. E nella prima slide elenchiamo molto velocemente quelli che sono le evidenze, i dati della ricerca di base su agricoltura e il campo, diciamo così, della fertilità o infertilità. Il primo dato è che con l'agricoltura abbiamo una grossa azione sugli oppioidi endogeni, i quali oppioidi endogeni mitigano la risposta avversa allo stress, che regolano gli ormoni della fertilità e quindi agiscono sull'asse ipotalamo pituitario ovarico. Secondariamente, abbiamo sempre ancora una stretta relazione tra agricoltura e l'incremento di beta-endorfine, che a loro volta regolano le gonadotropine. Abbiamo studi che evidenziano come ci sia un aumento del flusso sanguigno agli organi riproduttivi. Abbiamo lavori che dimostrano come l'agricoltura possa, stimolando alcune zone, inibire l'attività del nervo simpatico centrale per promuovere la vasodilatazione e aumentare anche qui il flusso sanguigno alle vaglie all'utero. C'è un aumento, un'increzione di produzione di uova e un miglioramento della qualità degli ovociti. Con l'agopuntura possiamo avere un miglioramento della funzione nucleare. Abbiamo una regolazione dell'espressione del recettore dell'ormone e della stimolazione del follicolo. Abbiamo una normalizzazione del livello di cortisolo e prolattina nei giorni di trattamento della fecondazione in vitro. Abbiamo un aumento e la possibilità di promuovere l'impianto di embrioni. Abbiamo la possibilità di indurre il rilascio di neurotrasmettitori che attivano il GnRH. Questo ma soltanto appunto le evidenze di lavori sulla ricerca di base. Questi dati serviranno appunto per spiegare quei lavori che vedremo dopo, che invece sono più rivolti alla clinica, cioè a quello che succede poi. La pietra miliare, quello che vogliamo dire, possiamo dire il momento di partenza, è un lavoro di Paulus, che siamo nel 2002, dove c'è stata dimostrata una influenza dell'agricoltura nell'incrementare il tasso di nati vivi in corso di una FIVET. Erano 160 pazienti, vedete un po' l'età, compresa tra i 21 e i 43 anni, due gruppi di 80 donne randomizzate e quello che c'è da focalizzare è che per la prima volta viene stilato un protocollo di punti che veniva fatto 25 minuti prima del transfer e 25 minuti dopo il transfer. Molto importante questo perché dopo vedremo come si è sviluppato nel tempo questo concetto di intervenire nel momento del transfer. Questo
Questi sono i punti, ma penso che interessino soltanto agli agricoltori. Però succede che nel 2013 viene fatta una prima preview della Conferen. E se voi andate a vedere, diciamo così, i risultati, la sintesi, dice: non vi sono evidenze di beneficio nell'utilizzo dell'agricoltura nelle pazienti sottoposte a trattamento di riproduzione assistita nel periodo del transfer o di raccolta di ociti in termini di miglioramento del tasso di nativi né del tasso di gravidanti in corso clinica. Quindi praticamente se uno legge la Cochrane dice beh, l'agricoltura non serve. In realtà leggendo l'articolo si è diventata una cosa molto interessante, che quando l'agricoltura veniva confrontata sul non fare, sul non aggiungere altro, c'era una significa, era, c'era un incremento significativo del tasso di gravidanze, cosa che non c'era, e lo vedete nella forest plot, nella figura, nella parte in basso, dove invece non c'era quando l'agricoltura veniva confrontata alla sciama copancia. Questo è stato il momento fondamentale per capire che la metodologia utilizzata in quel periodo c'era qualcosa che non andava, nel senso che ci si è chiesto a questo punto se la sciama acupuntura è un controllo inerte. Per chi è in ascolto e non sa cos'è la sciama acupanza, ci sono vari tipi di acupuntura di controllo così placebo, cioè vuol dire mettere gli aghi in punti diversi da quelli dell'acupuntura, o pungere in maniera molto superficiale i punti d'agopuntura, oppure utilizzare degli aghi, detti aghi sciam, tipo di Parco o di Sternberger, che sono praticamente aghi che vanno a premere sulla cute, ma non vanno a penetrare, non la vanno a trafiggere in un certo senso. Bene, non soltanto in questo caso, ma nel corso degli anni, qui siamo nel 2002, ultimamente si sta abbandonando sempre più questa metodica perché si è visto che il controllo con l'agopuntura sciam non è un controllo inerte. Per definizione, se io devo paragonare l'agopuntura con un placebo, questo placebo deve essere inerte, altrimenti non è corretto. Quindi ribadisco, cosa ci dice questo lavoro? Sì, l'agopuntura è efficace quando la confrontiamo con un gruppo in cui non aggiungiamo altro, quindi se prendiamo un gruppo di donne che fanno la FIVET e agopuntura, e un gruppo che fanno solo FIVET, quelli che fanno agopuntura, cioè la FIVET con l'agopuntura, abbiamo un aumento delle possibilità di gravidanza. Cosa che non avviene invece se la paragoniamo alla sciam, perché anche la sciam aumenta il tasso di gravidanza. Tutto questo viene confermato anche in un lavoro più recente, qui siamo nel 2019, della Carolyn Smith, dove viene fatto dove la casistica delle donne è molto, molto, molto maggiore. Penso che siamo sul 5.130 donne, quindi un campione molto. E anche qui è esattamente la stessa cosa. C'è l'aumento rispetto alla sciama copancia, non c'è nessuna differenza, ma sempre da sola abbiamo invece un aumento del tasso di gravidanza. Passo successivo, dove c'è un cambiamento. In questa revisione del 2012, anche qui il numero è notevole perché parliamo di 5.000 partecipanti, cosa abbiamo? Abbiamo che la conferma che il gruppo di controllo, quando viene fatto con la sciama copanza, è confondente, ma ci fa capire che gli effetti positivi aumentano quando l'agopuntura non viene fatta soltanto pre e post transfer, ma comincia almeno nel periodo della iperstimolazione ovarica. Quindi ci allontaniamo da quelli che sono i 25 prima e i 25 dopo. Dopo lo vedremo anche in serie di discussione, anche perché la fattibilità di fare l'agopuntura
25 minuti prima e 25 minuti dopo comporta anche a livello organizzativo comunque delle possibili problematiche. Un altro lavoro molto importante che segnaliamo è questo: hanno studiato se l'agopuntura, l'effetto dell'agopuntura in donne che avevano già avuto come storia il fallimento di altre FIVET. Quindi cosa hanno preso? Campioni di donne, no? Hanno preso 84 donne minori di 38 anni che avevano almeno due FIVET fallite alle spalle e hanno fatto il gruppo di controllo, agopuntura, sciame e controllo. Hanno preso come medici che avevano almeno 5 anni di esperienza di pratica e venivano fatte 4 sedute di agopuntura. Il primo giorno di stimolazione ovarica, il settimo giorno di stimolazione, una seduta il giorno prima e una seduta il giorno dopo. Quindi viene aggiunto al pre e post transfer che cosa? Il primo giorno di stimolazione e il settimo giorno di stimolazione. Quindi vengono fatte 4 sedute. Ora vi capite? Paulus, altre meta-analisi che dice che dobbiamo ampliare il periodo di intervento e questo lavoro che ci dice anche questo di confermare di fare l'agopuntura al di là del pre e post transfer. Qui ci sono alcuni dati, il numero di ovociti prelevati è stato superiore nel gruppo di agopuntura rispetto agli altri due gruppi, c'è stato un aumento dello spessore dell'endometrio nel gruppo con l'agopuntura e le percentuali delle gradienze chimiche, quelle cliniche, sono state superiori nel gruppo di agopuntura rispetto agli altri due gruppi. E quindi questo studio cosa ci dice? Ci dice praticamente che in caso di fallimento di endotransfer, l'aggiunta di un trattamento con agopuntura aumenta le percentuali di gravidanza. Questo lavoro scientifico, che è venuto molto tempo dopo al nostro interessamento alla tematica, era perché proprio allora vedevamo che donne che si sottoponevano a un percorso di depurazione medicamente assistita fallita, portavano rimanevano incinte, quindi stato di gravidanza era con nascita di bambini, ovviamente, tutte le volte che ne ha fatto l'agopuntura. Allora era soltanto una impressione, quindi niente di scientifico, ma è stato quello il motivo per cui ci fece interessare di interessarsi dell'argomento. Adesso passo la parola quindi alla Elisabetta che continuerà con gli aspetti della sempre della ricerca. Eccoci. Quindi la riflessione è che dopo anni e anni di meta-analisi fatte tutte sul periodo intorno alla pre-post-transfer, che ci dicevano tutti che sì, va bene, ok, funziona, ma però forse possiamo fare qualcosa di diverso, anche a livello di bibliografia hanno cominciato a interessarsi un po' a quello che c'è intorno, quindi non solo ai trattamenti pre-post-transfer, come in quest'ultima diapositiva ha fatto evidenziato Giovanardi. Quindi se noi questo. Quindi quello che noi prendiamo dalla quello che noi prendiamo dalla parte della ginecologia è che il recruitment dell'ovocita che si manifesta, che si verrà poi preso durante la stimolazione parte circa 120-150 giorni prima. Okay? Quindi quando noi, i pazienti, vanno ad osservare i follicoli antrali, sono quelli che si sono già preparati in precedenza. Quindi quando noi diciamo di preparare le pazienti prima della stimolazione, se possibile, se le pazienti vengono informate, se le pazienti lo sanno, 3 mesi prima, è perché vogliamo cominciare a lavorare sull'ovocita che verrà poi prelevato al momento del pick-up già 3 mesi prima. E quindi, come dicono i libri classici cinesi, che non conoscevano tutta l'evoluzione della follicologenesi, dicevano nutriamo il terreno prima di piantare il seme. Quindi se noi riusciamo a regolarizzare tutto un sistema prima di andare a piantare un seme, quindi del nostro embrione, sicuramente potremmo avere dei risultati migliori.
quello che ci fa, mi ha fatto pensare anche in una recente presentazione che ho fatto a un congresso settimana scorsa, era questa, cioè in 120 giorni cosa succede tendenzialmente a queste donne? Queste donne si svegliano, si alzano, corrono, vanno al lavoro, lavorano, partono, prendono integratori, vengono a fare l'acupuntura, non vengono a fare l'acupuntura, vanno dallo psicologo, vanno a fare il controllo del ginecologo, che gli dice che deve andare a fare la fine, deve mettersi in lista per fare la fine, fare gli esami che mancano, tornare a casa, dormire, fare sesso il giorno giusto e ricominciare il giorno dopo. Quindi sicuramente i disturbi del sonno, quindi partendo solo dal mattino o dalla sera, da che parte vogliamo vedere il sonno, sono sicuramente dei disturbi associati al problema della fertilità. Che sembra abbastanza, come dire, comprensibile, nel senso che nel momento in cui hai una diagnosi di qualcosa che non va, ovvio che una delle prime cose che può essere in disequilibrio è il sonno. Questi lavori hanno dimostrato, il primo, ad esempio, l'associazione delle caratteristiche del sonno è che donne che dormono dalle 7 alle 8 ore, cioè intorno alle 10, perché gli agricoltori sanno che senso ha il significato dell'intervento alle 10, e svegliarsi verso le 3 7 del mattino, e hanno una buona qualità del sonno, ottengono dei risultati migliori come numero e qualità di leucociti rispetto a donne che invece dormono di meno, o hanno uguale come tempo, ma hanno una qualità del sonno peggiore. Questo cambia anche a seconda dell'età delle donne, cioè se sono più giovani o se sono meno giovani, cioè da sotto i 30 anni possono dormire di meno ore e avere un beneficio, se sono sopra i 30 anni avere invece hanno bisogno di qualche ora di più. Recentemente, e all'esito dell'anno scorso a Milano è stato un exploit di tante presentazioni, è come la melatonina influisce sulla qualità dell'ovocita. Ok, quindi se la riprendiamo, se la associamo al disturbo del sonno, quindi la melatonina ci mette a posto il sonno e di conseguenza può migliorare la qualità dell'ovocita. Non solo, sappiamo che la melatonina non ha un'azione solo di regolazione del jet lag e del sonno, ma ha un'azione anche molto antiossidante e agisce quindi anche sulla granulosa dell'ovocita e sulla qualità delle cellule. Questo rimane molto importante perché agisce anche su tutta la specie, su tutta la parte dell'apoptosi e sullo stress ossidativo dell'ovocita. Di conseguenza riusciamo a, migliorando il sonno, migliorando la qualità dell'ovocita, a migliorare anche tutta la parte di qualità dell'ovocita. In questo secondo lavoro, se andate a leggerlo, se vi interessa, c'è scritto veramente tantissimo. C'è la melatonina che viene veramente spacciata solamente per quando fai viaggi ai jet lag, cioè scopri che ha veramente delle qualità molto molto importanti. Quindi, quello che abbiamo poi evidenziato è, che abbiamo cercato, parlando anche di medicina traslazionale, cioè quello che impariamo da altri lavori e che potremmo traslare nella medicina della fertilità, è che come l'agopuntura, tipo nelle donne gravide, quindi una manovra, chiamiamola sicura, perché la facciamo sulle donne in gravidanza, può regolare l'insonnia e la melatonina. Questo è uno studio un braccio solo cieco, randomizzato, placebo, controllato, quindi ha abbastanza le caratteristiche di quello di come deve essere composto un programma di studio. I punti per gli agopuntori specifici da quella parte lì, hanno fatto 10 sessioni, 3 volte alla settimana, quindi per poter avere questo risultato. Questo ultimo articolo, questo secondo articolo invece sempre sulla melatonina, come l'agopuntura aumenta l'incremento notturno di melatonina e la secrezione di melatonina, quindi riduce l'insonnia e l'ansia. Questo era un preliminare report, di cui però è seguito, a dire la verità, un secondario report più approfondito, però ci può dare un'idea. E quindi quello che ci siamo detti, abbiamo presentato anche alla SAR settimana scorsa, era se il sonno ottimale e la melatonina migliorano la qualità degli ovociti e la qualità e l'agopuntura migliora il sonno e fa aumentare la melatonina, trasliamola, quindi l'agopuntura migliora la qualità degli ovociti. Solo lavorando sul sonno e sulla sua melatonina. Ovvio che è molto semplicistico, ok? Però se questo lo ripetiamo, regolarizzando il sonno di una donna per 120 giorni, è sicuramente un tassellino che possiamo mettere in ordine, ok?
Quindi questi sono, quello che presenteremo sono tutti dei piccoli, come dire, pezzettini di un puzzle che possiamo mettere con l'agopuntura di vari punti su cui possiamo lavorare, in modo tale che la signora arrivi, signora poi anche il signore, vedremo, però la signora, non ci sono più, c'è un pochino più bibliografie sulla parte di agopuntura, possiamo lavorare in modo tale che dopo 120 giorni arrivi con un terreno. Faccio sempre questo esempio, bello, arato, fertilizzato e nutrito, quindi pronto per essere sottoposto poi a una stimolazione dove devi dare proprio il meglio di sé, ok? Invece di arrivare particolarmente, invece sono in estremate. In questo secondo lavoro invece hanno fatto anche qui, hanno allungato il periodo di acupuntura, quindi hanno fatto un protocollo che credo poi dovremmo vedere chi migliora poi il flusso a livello ovarico uterino e il bolus, ma hanno aggiunto l'osservazione di come cambiare il cortisolo e la prolattina durante il trattamento di agopuntura, sempre le donne che stanno facendo la stimolazione. Quindi in questo lavoro e in un altro di Traitaller, hanno denotato che il cortisolo e la prolattina sono ugualmente diminuiti, sono stati equilibrati nel percorso dell'agopuntura, e questo altro lavoro di Fryer del 2017, se non sbaglio, ha trovato una correlazione inversa tra i livelli follicolari di prolattina e la maturazione degli ovocidi. Quindi se noi riusciamo ad avere dei livelli più bassi di prolattina e livelli ottimali di progesterone, riusciamo ad avere gli ovociti, chiamiamoli più maturi, okay? E più ottimali per fare poi la nostra procedura di filtro. Abbiamo detto che il signore, guardandole da questa parte, si svegliano, cominciano a correre, okay? Quindi hanno sicuramente una parte di cortisolo e di prolattina da stress, ma anche sulla parte mentale. Questa è sempre una conference review, quindi una parte, una revisione che indica come i benefici dell'agopuntura possono essere molto validi, perché abbiamo una riduzione dell'ansia, una riduzione dello stress, una riduzione anche di quello che viene detto da parenti e amici rispetto a quello che stanno facendo e a quello che, infatti, una persona aveva un bimbo. E migliora anche il coping psicologico, quindi anche le psicologhe, i pazienti che fanno l'agopuntura riferiscono che le pazienti sono più performanti, diciamo, dal punto di vista psicologico, quindi riescono a seguire il percorso psicologico in maniera più equilibrata. Non dimentichiamo che molte donne interrompono il ciclo di PMA o lo fanno una volta sola e non lo ripetono nuovamente, intorno, rispetto a questo articolo, dice circa il 30%, proprio per motivo di stress, perché è troppo impegnativo fare e rifare questo tentativo. Quindi se solamente noi riusciamo a tenerle più tranquille, che è la cosa che riferiscono, la prima cosa che riferiscono dopo una seduta di agopuntura, sono stata così tranquilla, così rilassata, ok? Magari dura mezza giornata questo effetto, ok? Perché poi vengono coinvolte a volte e coinvolte nel loro turbinio. Però già lì, se questo 30% che abbandonano, non riusciamo a farlo diminuire, quindi a fargli provare più volte nei tentativi di procreazione assistita, sicuramente la probabilità che possano avere un bambino in braccio può aumentare. Non meno importante è affrontare tutto questo percorso della PMA, che chi lo conosce sa benissimo quanto può essere stressante, in maniera non più tranquilla, ma io quello che mi riferisco sempre alle pazienti è, cioè, non in apnea, cioè solitamente partono e sono sempre lì, oddio cosa sarà, oddio cosa sarà, come se trattenessero temporeggiato. Con l'agopuntura hanno questa sensazione che un po' scivoli e che sentano che riescono a respirare e a essere meno in apprensione rispetto a quello che sarà, che poi è quello che si manifesta. Questo è un ulteriore lavoro fatto nel 2002 dalla Rabin e Carolyn Smith, che sono due ricercatrici molto valide, una americana e una australiana, dove hanno correlato i livelli di ansia con una review systemic e una systemic review, è una meta-analisi importante, sullo stato di ansia correlata alla popolazione assistita. Quindi, ovvio che le pazienti sono in ansia,
ma bisogna anche un pochino correlarla a questo. Quindi questa è una revisione e una meta-analisi dove esaminano l'effetto dell'acupuntura appunto sullo stato d'ansia correlata alla fecondazione, perché ci sono delle pazienti che ti dicono: io non sono una persona ansiosa, ma questo non sapere cosa succede, dover sempre essere puntuale su determinati tempi, ok? Perché gli esami vanno fatti in questa giornata, il monitoraggio in questa giornata, l'acupuntura a quest'ora, cioè diventa veramente ansiogeno, perché hai sempre qualcosa da fare e non puoi programmare niente della tua vita, perché dopo c'è il percorso di PMA e volevi andare in vacanza, ma però se poi non rimango incinta inizia la stimolazione, se poi rimango incinta non posso partire. Quindi sono dei periodi in cui le signore sono veramente impegnate in questo lavoro della fecondazione assistita, ok? E in questi 120 giorni, quindi questo stress viene ripetuto, e soprattutto queste signore vivono, cioè non è che sono a casa e escono per fare il monitoraggio e tornano a casa e si rilassano, ma diciamo che il 100% magari no, però il 99% lavorano, quindi prendono un lavoro, devono chiedere il permesso, non dicono in ufficio o nel lavoro che fanno che stanno facendo la fecondazione assistita, quindi mi si è rotta la macchina, mi è morto il gatto, la nonna è all'ospedale, e una volta, due volte, tre volte, poi la terza volta il loro capo dice: ma vai all'urgenza, perché diventa veramente impegnativo questo periodo che stai vivendo, dove te ne succede una dietro l'altra. Quindi in questo lavoro hanno sicuramente come outcome primario e hanno stato d'ansia dopo il trasferimento dell'embrione, e dopo il trasferimento dell'embrione l'ansia solitamente aumenta, perché mentre prima hanno tutto sotto controllo, nel senso che dai vari monitoraggi che fanno, il ginecologo gli dice: stanno crescendo gli ovociti, sta crescendo l'endometrio, ce ne sono 5, ce ne sono 8, ce ne sono 2, ne abbiamo presi 7, si sono formati tutti gli embrioni, volete non trasferiti, uno sta, non abbiamo congelato, trasferito l'embrione, vanno a casa e dicono: ok, tra 10 giorni faccio le dita. In quel tempo, vita normale. Quindi posso correre, sciare, partire, fare? Sì, vita normale. Okay. Quindi loro hanno, in quel momento le signore si sentono incinta. Quindi già pensano che se fanno qualcosa possono danneggiare quello che sarà succedendo. L'ansia aumenta e non sanno niente di quello che sta succedendo. Quindi ogni tanto ti chiedono: non posso fare un'ecografia? Guarda, anche se facciamo un'ecografia non si vede niente, quindi non è che in quel momento possiamo dire: vabbè, facciamola per accontentarla, e che tecnicamente non si vede nulla. Quindi è importante poterle invece, per la parte della cultura, intervenire anche in queste due settimane, come vedremo dopo, anche proprio per abbassare questo stato d'ansia. Anche questo era uno studio abbastanza importante come numero, si parlava di 2.250 partecipanti, di cui solamente circa 1.800 hanno partecipato a tutti i test di valutazione dell'ansia. I dati, la conclusione non è: è fantastico, l'acupuntura eccezionale, 100% riduce. Segnala dei piccoli ma significativi miglioramenti nei pazienti che hanno fatto l'acupuntura. Ma se noi questi piccoli significativi miglioramenti li ripetiamo per 120 giorni, in un periodo dove non c'è alternativa, perché non è che la signora ti può prendere una pastiglietta per rimanere più calma piuttosto che, ok? Questo sicuramente ci può fare la differenza. E i piccoli effetti di miglioramento, spesso quando i numeri aumentano, aumenta anche l'effetto positivo. In questo articolo si segnala bene, sembra uscito dallo scorso apposta per la Bologna, come l'agricoltura agisce come meccanismo di azione e applicazione nella fecondazione assistita. È del 2022, quindi siamo proprio freschi freschi. I meccanismi che propone sono tendenzialmente tre. Uno a livello dell'asse endocrinologico, uno a livello proprio dell'asse ipofisi ipotalamo ovarico, ok? Dove abbiamo una regolazione sul GnRH sull'ipotalamo, una regolazione dell'FSH e dell'LH sul ipofisi e sull'estrogeno e progesterone sull'ovario, e abbiamo invece un'azione sullo sviluppo follicolare
Quindi possiamo avere un miglioramento a livello ovarico, quindi con dei micro-cambiamenti, dei micro-miglioramenti immunologici. Quello che hanno sempre detto la medicina, quello che ha sempre detto la medicina cinese nei classici, come diceva anche Carlo prima, era il parlare di energia che girava nel nostro corpo, che detto così da noi sembriamo un po' dei santoni, ma quello che loro non riuscivano a fare era il definire questo qualcosa che gira nel nostro corpo. Noi oggi sappiamo farlo, cioè sappiamo chiamarlo neurotrasmettitore, sappiamo chiamarlo ormone, sappiamo chiamarlo oppioide, sappiamo dargli un nome, sappiamo come funziona. Quindi se noi correliamo la parte energetica con la parte degli ormoni, chi fa la medicina cinese vede che c'è questa correlazione, ok? Qui in questo lavoro c'è proprio un'evidenza di come invece l'ago può lavorare. Quindi lavorare sul granuloso delle cellule di ovociti, che supportano quindi poi lo sviluppo dell'ovocita, con una funzione proliferativa e una funzione secretoria dell'estrogeno e del testosterone, piuttosto che, scusate, recupero intanto qualche parola, qualche nome. Anche l'agopuntura si è dimostrata dare una riduzione dell'espressione della proteina BAX. Io non sapevo cosa fosse prima di leggere questo articolo, quindi sono andata a cercarmela. Penso che probabilmente gli embriologi, e credo che ce ne siano un paio collegati da casa, siano molto più affini a questa cosa. Ma sono dei geni che sviluppano poi delle proteine che hanno un'azione pro-apoptotica e anti-apoptotica, quindi favoriscono l'aptosi, quindi la distruzione di cellule che non sono normali, e quelle che invece difendono quelle che sono normali. Quindi se noi con l'agopuntura riusciamo a fare, naturalmente, un miglioramento a livello immunologico di qualcosa che a livello dell'ovocita può performarlo nel momento in cui, e questo lo ripetiamo per 120 giorni, nel momento in cui il ginecologo dà i farmaci e arriva una stimolazione e una produzione del suo ovocita, riesce sicuramente a portare un embrione, un ovocito, un follicolo, di conseguenza un ovocita, e di conseguenza poi un embrione performante. Quindi, piccolo lavoro che possiamo fare tutti i giorni, riuscirà sicuramente a dare una manifestazione ottimale. Non solo, l'ultimo, ma non meno importante, ve lo faccio vedere in questa seconda diapositiva, questo grafico che ripete più o meno la stessa parte di prima, come l'agopuntura quindi agisce a livello dell'assetto dell'ipofisi ovarico e a livello ovarico con una riduzione della parte autoimmunitaria e antinfiammatoria, ma come è importante anche per l'impianto. Quindi quello che si è visto è che modulando questa parte immunologica, questa parte di autoimmunità, aumenta l'espressione della chimiochina interleuchina 2 e dell'interleuchina 8 e dell'interleuproteina 2 sulla matrice del protoplasto, e queste possono dare un miglioramento della parte immunologica, dare un'angiogenesi, quindi un'agopuntura che aumenta la parte vascolare dell'endotelio, quindi aumenta il vascolo endotelio growth factor e l'angiotensina, l'angioproteina 2 e anche il placenta growth factor, quindi tutti questi fattori che promuovono l'angiogenesi e quindi il miglioramento della vascolarizzazione dell'endometrio. Infine, lo sviluppo, si è visto che l'agopuntura aiuta anche lo sviluppo degli embrioni nell'endometrio. Quindi se noi abbiamo preparato il terreno come prima, mettendogli un buon embrione che è stato formato in laboratorio da un buon ovocita, da un buono sperma selezionato, e si forma un buon embrione che si è sviluppato magari a livello di blastocisti, possiamo poi prenderlo e impiantarlo sul terreno valido. Alla luce di tutto questo che vi ho fatto vedere, ripetuto per 120 giorni, secondo voi le due sedute solo pre e post transfer sono sufficienti? Direi che possiamo fare di più. Cioè, sicuramente, allora, meglio che niente, però, cioè, meglio che niente è perfetto, nel senso che se la signora sa oggi che c'è l'agopuntura e viene fa il pre post transfer, abbiamo visto che Paulus ha già dimostrato, con tutti i limiti che può avere quel tipo di lavoro, che un qualcosa fa, anche che sia solo il rilassare, ok? Che non è cosa da poco in quel momento. Quindi
Ma se noi e i ginecologi con cui lavoriamo conoscono o sanno che possiamo lavorare su tutti questi aspetti, ci aspettiamo di poter lavorare in maniera più performante per tutto il percorso, per far star meglio la signora, in modo tale che anche nel percorso di PMA possa avere un ottimo risultato. Un ginecologo con cui lavoravo nella clinica dove lavoro a Locarno, mi ricordo che una delle prime cose mi ha detto: io metto semplicemente insieme una vocita e uno spermatozoo, okay? E poi trasferisco l'embrione alla signora. Tutto quello che tu puoi fare in più, che sia anche solo non far piangere la signora, per me va bene, okay? Quindi effettivamente può essere un lavoro sotto tanti aspetti, cioè sicuramente la parte di counseling, la parte di nutrizione, la parte di agopuntura, cioè è veramente una fertilità, un puzzle che si mettono tutti insieme, ok? Quindi un ginecologo con la sua parte farmacologica, con tutto quello screening che viene fatto dalla paziente, riesce sicuramente a portare la paziente a un livello ottimale dal suo punto di vista. Se noi lo portiamo a livello ottimale dal nostro punto di vista, nel senso con tutto quello che vi ho raccontato oggi, non con tutta la parte di medicina cinese che noi sappiamo nell'altro linguaggio, è sicuramente un lavoro rinformante. Guardiamo adesso quali sono alcuni aspetti che possono esserci utili proprio in alcune, chiamiamole, casistiche, in alcuni casi del percorso. Quindi una cosa che spesso ci si presenta è come l'endometrio sottile non sia ottimale per il trasferimento dell'embrione. Quindi la paziente arriva, l'endometrio non cresce neanche per stimolare, tutto il resto. Questo è un lavoro fatto sul topi, quindi non abbiamo bisogno dell'effetto placebo, dove si manifesta che c'è un miglioramento della formazione di pinocode, dell'epiteliare luminare, quindi questa sostanza riesce a far crescere in maniera ottimale l'endometrio in pazienti in cui è stato artificialmente è stato indotto un endometrio sottile, ok? Quindi l'elettroagopuntura ha dimostrato che l'endometrio cresce in maniera ottimale sviluppando la formazione di pinocode, e quindi i tassi di gravidanza con un endometrio più alto rispetto a quello sottile nei topi hanno sicuramente dato un miglioramento. L'abbiamo riportato. Ah, okay. Questo invece è quello che dicevamo un po' prima. Quindi è riportato invece come una systemic review, è sempre una meta-analisi. Abbiamo come il valore, cioè lo spessore dell'endometrio cambia sulla dose di agopuntura. Quindi quello che dicevamo prima era: basta l'agopuntura prima dopo il transfer? Quindi bastano una seduta di agopuntura per far aumentare l'endometrio? L'agopuntura non è una magia, quindi non è che oggi faccio una roba e basta immediatamente, soprattutto in queste patologie, chiamiamole croniche, ok? Quindi questo lavoro è importante perché riconferma che nei pazienti che hanno ricevuto l'agopuntura con un alto dosaggio, quindi il gruppo C, quindi per 3 cicli mestruali, mentre per il dosaggio chiamiamolo moderato per un solo ciclo mestruale e il gruppo invece a basso dosaggio per 2 o 4 giorni, i risultati vedete come si evidenziano in maniera migliore in quelli che hanno cioè uno spessore dell'endometrio maggiore in quelli che hanno avuto un alto dosaggio. Quindi il lavoro costante in 120 giorni ci permette di fare un lavoro migliore rispetto ai 4. Poi non abbiamo tempo, come diceva prima la nostra collega, meno che niente. Ci abbiamo solo 4 giorni, la signora l'ha saputo oggi perché ha parlato con la sua amica, è venuta in clinica, ha saputo che c'era l'agopuntura e l'ha fatto. Ok, nel metro sottile facciamo le 4 sedute, siamo comunque nella parte positiva, ok? Quest'ultima non si riferisce alla parte. Non si riferisce alla parte di fecondazione assistita, ma si riferisce invece al meccanismo, chiamiamolo generale, della
dell'agopuntura come un effetto immunomodulatorio. E questo per noi è molto importante anche dal punto di vista della fecondazione assistita, perché la risposta immunitaria che può essere innata o adattiva ci permette di avere una regolazione su determinate citochine, come possono essere l'interleuchina 10 e il tumor growth factor, oppure sui TLR1 e TLR2, il loro equilibrio con le cellule TCD4+ e CD8, che possono regolare la parte immunitaria del possibile impianto e dei possibili aborti. Quindi questo ci dice che anche qui possiamo dare un piccolo, ma che può essere un grande aiuto. Quindi chi ha esperienza di trattare queste donne, si trova magari donne che hanno avuto più aborti, fanno l'agopuntura, magari il primo lo perdono nuovamente, il secondo continuando l'agopuntura, la seconda gravidanza va a termine. Che è probabilmente il lavoro che abbiamo fatto centellinando e sistemando tutta questa parte immunologica e tutto quello che abbiamo detto prima, sicuramente ci dà un miglioramento della qualità dell'embrione e dell'ovocità dell'embrione, ma anche in tutto quello che c'è intorno. Quindi, per chi è agopuntore, ovviamente questa pratica dell'agopuntura che dà una rete, che lavora su una rete, come si parlava anche stamattina, che si mette un punto, non fa solo quello, ma fa anche altro, ok? È sicuramente una cosa molto importante. Parliamo anche di due patologie che sono l'endometriosi e l'ovario policistico, che si ripresentano spesso in pazienti che fanno una fecondazione assistita. Sull'endometriosi ho scritto molto, soprattutto sulla parte di dolore, vi riporto solo questo ultimo articolo di gennaio, quindi una rivista con un buon impact factor tipicamente ginecologico, quindi non stiamo parlando di una rivista di medicina cinese, ma di una rivista molto importante sulla parte di fertilità, dove viene dimostrato che l'agopuntura è efficace per il dolore correlato all'endometriosi, con uno studio fatto perfettamente. Un multicentro randomizzato, sempre non in doppio cieco, ma, singolo, ma in braccio solo cieco, perché diventa veramente difficile a volte fare un doppio cieco e controllato. Questo studio è molto importante perché ci dice che il gruppo dell'agopuntura rispetto al gruppo della finta agopuntura della sham, ok? Quindi anche qui hanno ancora questo passaggio della sham agopuntura per poter avere l'effetto placebo, ma possiamo ormai dirlo da tutti che non è un effetto placebo, per 12 settimane di agopuntura. Ha sicuramente un miglioramento del dolore e di altri questionari che hanno fatto sulla mirate al dolore, all'umore e alla qualità di vita di questi pazienti, migliore rispetto allo sham. Quindi qui c'è una differenza anche rispetto allo sham. Conclude questo studio che dice, siccome hanno fatto 12 settimane di agopuntura, quando l'hanno controllate dopo altre 12 settimane per vedere se le signore avevano ancora dolore, e dicono che è migliorata molto la qualità di vita, si è abbassato il dolore notevolmente. Però dopo 12 settimane dall'interruzione dell'agopuntura, le pazienti presentavano ancora dolore. E io quando sono rimasta lì, ho detto, vabbè, ma se io prendo un antidolorifico, dopo 6 ore ho ancora male, se non è passata. L'agopuntura non fa guarire dall'endometriosi, allevia il dolore dell'endometriosi. Ok? Se la paziente prende dei medicinali, degli estrogenici, degli estrogeni, quello che delle varie terapie ideate per l'endometriosi, nel momento in cui la sospende, il dolore le torna. Ok? Quindi, quello che è stato fatto qui a livello di lavoro scientifico in maniera organizzata per il lavoro scientifico è stato un lavoro molto impegnativo, nel senso che le pazienti dovevano arrivare il giorno del mestro, cioè la settimana prima del mestro, fare 3 sedute la settimana prima del mestro, e quindi nei 120 giorni prima in cui sono impegnati tutta la loro vita, devono venire 3 volte in una settimana da noi, e poi quando arriva il mestro, ogni volta che hanno dolore, veniva a fare. Allora immaginate una donna con endometriosi che ama a casa, che
c'ha male, che non va al lavoro perché ha male, perché la sua vita viene fermata da 2 o 3 giorni nel dolore dell'endometriosi, che vi dice: vengo a fare l'avventura, non ce la fa, è a casa, sotto con la guardia calda e non si alza. Quindi questo nella nostra clinica diventa un pochino più difficile farlo proprio come hanno fatto loro. Però è anche vero che questo è uno studio, quindi loro l'hanno fatto intensivo in una breve lasso di tempo. Se noi questo lavoro riusciamo a farlo in maniera più costante per un tempo più lungo, l'esperienza ormai ci dice che può assolutamente dare un miglioramento. Magari non sarà così fantastico come loro, che è più intensivo, però riescono a farlo. Spesso le signore con endometriosi, una cosa che dicono è che il dolore si riduce in maniera ottimale, cioè la loro qualità di vita dal letto non mi alzo a vado a lavorare, poi domani sì, un po' male, però riesco a fare comunque le mie cose del letto. Però questo è uno degli ultimi importanti da noi. Ho preso questa immagine da un seminario dell'ESGE che hanno fatto sull'endometriosi, per segnalarvi, che mi sembrava molto correlato con quello che stavo dicendo prima, che Falcone nel 2014 ha pubblicato come l'endometriosi può essere correlata a un'infiammazione cronica e a un'invasione anche delle fibre nervose, tanto che poi spesso l'endometriosi si correla anche con la fibromialgia, cioè si sta vedendo una correlazione con la fibromialgia e con la vulvodinia, dove c'è un'alterazione delle cellule immunitarie, sia della popolazione che della funzione, dove c'è un coinvolgimento dell'angiogenesi, dell'optosi, di alcuni fattori apoptotici, che aumenta l'infiammazione cronica, un aumento dei macrofagi delle T-cell, una diminuzione del natural killer, che sono tutti quelli di cui abbiamo parlato prima. Cioè, quindi Bulpi dice l'endometriosi è causata da tutto questo, e noi prima abbiamo visto il lavoro che diceva questo, quello precedente, che l'acupuntura fa qualcosa lì. Quindi sicuramente non è risolutiva a guarire l'endometriosi, perché l'endometriosi non si guarisce, ok? Però sicuramente può essere un grosso aiuto per ridurre il dolore, ridurre questa infiammazione cronica, ridurre tutti i fastidi che può essere dato dall'endometriosi e migliorare la qualità della vita di questo signore. Soprattutto nel momento in cui la parte, chiamiamola ginecologica, non può fare molto, nel senso che nel momento in cui una signora con l'endometriosi decide di avere un figlio, cosa fa? Sospende la terapia che sta facendo e gli ritorna al dolore, a meno che non passi immediatamente alla fecondazione assistita, che va bene, è un altro tipo di percorso. Però ci sono quelle che dicono: vabbè, però magari mi fa abbastanza male, però sopporto, ci provo un po' di volte a vedere se rimango incinta. Magari in quel tempo lì possiamo aiutarle. E se invece passa alla fecondazione assistita direttamente, tutti questi fattori possono essere riequilibrati, ok? E di conseguenza arrivare anche alla fecondazione assistita in maniera più performante. Questo è l'altra patologia molto importante dell'ovario policistico, che viene spesso si presenta a noi per un problema dell'ovulazione e un problema poi di infertilità, e che si possono presentare poi quindi alle tecniche di fecondazione assistita. Questo articolo del 2000 di Elizabeth Steiner Victorin, che è una ricercatrice di Stoccolma, che ha lavorato tantissimo sulla parte del vaso policistico e dell'acupuntura, sia sulle pazienti e sia a livello di ratti, ha evidenziato come l'acupuntura può essere efficace nel riportare le pazienti a una discreta ovulazione, e quindi a ripresentare un ciclo regolare. Questo articolo su PLOS ONE del 2009, che è molto importante, perché come dicevamo prima, l'acupuntura non fa solo una cosa quando interveniamo, ma possiamo con una gatto solo riuscire a fare anche più cose, e come questo nei ratti, quindi qui non abbiamo il problema del placebo, ok? Come l'elettroacupuntura a bassa frequenza può dare
un'azione ipotalamica valida sull'insulino resistenza. Quindi queste pazienti che hanno sempre delle problematiche di insulino resistenza importanti, riusciamo a dargli una mano. Questo non vuol dire che la paziente non deve fare la terapia per l'insulino resistenza, che la paziente non deve seguire la dieta per l'insulino resistenza e che la signora può mangiare cioccolato e biscotti levati tutte le volte che vuole, ok? Questo vuol dire che se la signora fa acupuntura per il rilassamento, per la parte immunologica, per la parte antinfiammatoria e per la parte anche, diciamo, dell'ovaio policistico, possiamo dare un supporto in più in tutto quello che stiamo facendo. Quindi piccoli passi per riempire il vaso. Questa era la Cochrane, sempre sulla acupuntura dell'ovaio policistico, che è uscita nel 2019, ne uscirà a breve una prossima. Anche qui ci dice che l'acupuntura è in grado di migliorare la regolarità dei cicli mestruali, quindi i cicli mestruali che di solito nell'ovaio policistico sono molto lunghi e non ben regolari, quindi riesce invece ad avere una costanza e una regolarità nella intermestrualità dei cicli. Migliora anche il tasso di ovulazione, soprattutto dopo 3 mesi di trattamento, quindi di solito il paziente con l'ovaio policistico ha una problematica da tempo, cioè non è che uno veramente a oggi il ovaio policistico ieri non ce l'avevo, e quindi c'è un po' modo di lavorarci. In questo secondo lavoro di Yuan Li abbiamo partecipanti, non sono tanti, sono 80 pazienti, sempre con l'ovaio policistico, tra 80 e 40 anni, anche qua questa ampia porchetta di età ci può dire che può essere molto variante tra una ragazza di 18 anni con l'ovaio policistico e una donna di 40 anni con l'ovaio policistico e una resistenza insulinica. Dopo 6 mesi di acupuntura hanno dei cambiamenti sia del BMI sia della IOMIAR su uno dei gruppi a favore di quello con l'acupuntura. Questo era l'articolo che avevamo nominato prima, sempre di Elisabeth Steino Victory. Lei, ripeto, ha lavorato moltissimo su questi due aspetti, e dove ha evidenziato come il flusso del sangue a livello ovarico uterino migliora con l'elettroacupuntura. Questo è uno più recente del 2009 che ci dice praticamente la stessa cosa, in quanto il miglioramento dell'indice di pulsatilità, quindi il PI dell'endometrio, ci permette di dare un miglioramento della crescita e della qualità dell'endometrio. Quindi l'endometrio non è solo più spesso, ma proprio la morfologia dell'endometrio, quindi le sue arterioli strioliformi, cambiano formalità e quindi si riesce a vedere meglio. Anche qui erano 8 sedute 2 volte alla settimana per 4 settimane. Quindi si può lavorare molto su, cioè, con un tempo un pochino più lungo. Questo secondo lavoro invece di Wood segnala sempre un miglioramento del flusso a livello ovarico uterino. Dice però il numero del tasso di gravidanza di bambini in braccio non è stato significativo. Allora, da misurare il flusso dell'endometrio a il bambino in braccio ci passano 9 mesi, la formazione di un embrione, ok? La formazione di un ovocita e la formazione dell'embrione. Quindi mi sembra che correlare il nato in braccio come l'acupuntura può migliorare la vascolarizzazione dell'endometrio sia un po' tanto, ok? Ci sono sicuramente tanti altri aspetti da poter individuare. Quello che ho imparato guardando la bibliografia in questi anni è prendere sempre quel piccolo pezzettino che ci può servire per fare il puzzle. Quindi in questo caso quello che ci interessa è non che non sono nati, cioè che tutte le pazienti che hanno fatto l'elettroacupuntura che ha migliorato nel momento hanno avuto il bambino in braccio, ok? Ma che a tutte quelle che l'hanno fatto è migliorato nella qualità dell'endometrio. E avere un endometrio migliore ci permette di poter fare già un passo avanti per poter impiantare il nostro embrione. Un altro
aspetto importante sono le pazienti che possono avere una menopausa precoce o non le può rispondere. Quindi quello che abbiamo visto in questi due lavori, 2021-2020, è che l'agopuntura effettuata in pazienti con una risposta ovarica ridotta rispetto all'età, hanno avuto nel gruppo, questi sono tutti due gruppi che hanno controllato, il gruppo che ha fatto solamente la PMA e il gruppo che ha fatto la PMA all'agopuntura, con 16 sessioni di agopuntura prima del trattamento, quindi non solo una, oggi partiamo, quindi 16 sessioni una volta a settimana sono 2 mesi, okay? E quindi no, 2 volte a settimana sono 2 mesi, che ci permette sicuramente di poter avere un bel lavoro fatto con tutto quello che vi dicevo prima, okay? Su tutti questi aspetti. E chi ha fatto l'agopuntura ha avuto un aumento significativo del numero degli ovociti maturi recuperati, soprattutto nelle donne in età maggiore di 35 anni, rispetto a quelle che hanno fatto solo la fecondazione assistita. Quindi in donne che hanno già sopra 35 anni, come abbiamo visto oggi, già comincia a scemare un po' la parte di possibilità di fertilità e di recupero degli ovociti. Sono già delle corrisponder, quindi rispondono già poco. Aumentare un pochettino di numero e di qualità gli ovociti recuperati sono sicuramente un gran svantaggio, senza poi aggiungere la parte che sono più tranquille, la parte che stanno meglio, la parte che sono, chi dormono bene, chi ha avuto la melatonina e chi ha avuto il ciclo. In questo secondo lavoro, che è una systemic review, si manifesta sempre l'efficacia, sempre sui tassi di gravidanza, e anche qui. Quando si parte dall'ovocita, si arriva poi al bimbo in braccio, penso sempre che ci sia tanto spazio in mezzo e tante possibili cose che possono succedere, però anche qui ci dà un'azione molto valida sulle pazienti full responder, con un miglioramento anche del numero degli ovociti recuperati, della qualità degli ovociti e del numero che sono formati. Non dimentichiamoci anche della parte maschile, che purtroppo si sta evidenziando veramente da questo libro, da una stravaghetto, quindi si prevede che nei prossimi anni ci sia un crollo vertiginoso della parte di infertilità maschile, che va considerata. E va considerata come? Sicuramente con una maggiore attenzione. E una maggiore educazione, perché mentre anni fa c'era la famosa visita in leva, dove in qualche modo facevano un po' di screening, giusto o sbagliato, ma almeno qualcuno ti guardava e ti dava una palpatina per capire cosa succedeva, negli ultimi anni la visita di leva non c'è più, e di conseguenza non questo che debba essere rimessa, non è il mio intento, però che come le ragazze cominciano ad andare dal ginecologo e fare il loro screening e le cose, anche sulla parte maschile ci debba essere una parte di prevenzione, di educazione alla prevenzione. Questo portato poi a un miglioramento della qualità di vita e alla parte di alimentazione e di controllo delle malattie sessualmente trasmesse, è sicuramente una parte educativa molto importante. L'Università di Padova aveva fatto qualche anno fa un controllo sull'ultimo anno dei studenti di medicina. Aveva chiesto loro di fare uno spermiogramma e controllare la parte infettiva delle malattie sessualmente trasmesse su pazienti sani, completamente asintomatici, e un numero elevato, tipo 75% di questi spermiogrammi, era positivo a qualche tipo di batterio sessualmente trasmesso. Quindi pazienti, giovani uomini completamente sani, con una vita sessuale attiva, che non sapevano di avere nessun tipo di infezione, che insomma, perché poi andavano in giro con chi voleva, non capitava. Quindi questo è importante. Vi ho ricordato questi due articoli non perché non bisogna fare l'intervento di parecerectomia e fare solo l'agopuntura, ma questo trial ha evidenziato che l'analisi dello spermiogramma anomalo più varicocele, quindi un gruppo ha fatto la varicocelectomia, mentre l'altro ha fatto l'agopuntura 2 volte a settimana per 2 mesi. Hanno visto che dopo 6 mesi il tasso di gravidanza era praticamente sovrapponibile.
Quindi sicuramente questo non vuol dire, ripeto, che non bisogna fare l'intervento, bisogna vedere anche qui, non è particolarmente specificato, ma il grado di varicocele, quanto è, com'è, tutto il resto, quindi l'andrologo darà l'indicazione, ma noi, sebbene se fa o non fa l'intervento, sicuramente una mano possiamo dargliela. Perché? Perché anche qui funziona che il varicocele, essendoci una stasi, dà uno stress ossidativo, è associato quindi a una riduzione della difesa antiossidante locale di conseguenza sistemica, e l'agopuntura può inibire quindi lo stress ossidativo di cui parlavamo precedentemente, e migliorare quindi la parte di angiogenesi e di vascolarizzazione anche a livello maschile. Non l'ho riportato, ma un esperimento di Zhang fatto sui topi aveva dimostrato che due punti, che erano il 36 stomaco e il CD4, hanno un'azione sull'ossido olimpico, che ha un'azione sulla catalasi, sono aumentati in modo significativo, mentre il livello di perossidasi lipidico e l'MDA sono diminuiti notevolmente nel testicolo di topi anziani. Quindi tutta la parte ossidativa viene migliorata grazie all'agopuntura. Questo era un altro lavoro molto carino, dove ha confrontato vari trattamenti non farmacologici. Hanno analizzato 4.629 pubblicazioni, quindi un bel numero di lavoro. Hanno analizzato in maniera più dettagliata 38 RTT e hanno incluso 8 terapie farmacologiche che prevedevano la moxa, gli oli essenziali, la meditazione, quindi varie generiche. Quella che ha dato il miglior performance rispetto sempre all'effetto placebo è stata l'agopuntura, con un termine di miglioramento molto importante sia sulla concentrazione che sulla qualità. Quello che hanno visto è che l'agopuntura con ago riscaldato, la moxa, è sicuramente più efficace nel miglioramento della qualità e quantità degli spermatozoi, mentre i trattamenti con elettroacupuntura ha dato un miglioramento sulla velocità degli spermatozoi. Anche qui, tendenzialmente, non basta una seduta. Gli spermatozoi hanno un trattamento, hanno uno sviluppo circa di 79 giorni, 72-79 giorni, di conseguenza anche loro hanno bisogno di un po' di sostegno se vogliamo lavorare a livello antiossidativo e antiimmunologico. Quindi ricordatevi che quello che ha evidenziato questo studio è appunto la differenza, diciamo, tra l'ago-stenospermia, tra la qualità e la quantità con l'ago riscaldato con la moxa, che probabilmente qualche andrologo potrebbe compensare il fatto che scaldiamo, no, ovviamente non scaldiamo la zona locale, ma scaldiamo dei determinati punti, e l'elettroagopuntura che invece lavora di più sulla velocità. Quindi se noi abbiamo un spermiogramma accettabile, okay, quindi non di quelli brutti, che però magari ha una velocità leggermente abbassata, magari la settimana prima, quindi riducendolo proprio all'osso, la settimana prima della donazione per fare poi l'inseminazione dell'ovocita, potremmo mettere un trattamento con l'elettroacupuntura per dargli uno sprint, quindi per formare questo spermatozoo in maniera più brillante, quindi essere poi formati nella fine. Ovvio che se lo sperma non è già ottimale e la coppia è già destinata a una ICSI, non è il caso di fare questo trattamento, perché comunque verrà scelto dalla sua console e verrà messo dentro. Quindi se arriva il cilento, sicuramente la differenza non è proprio così. Ma passo adesso la parola. Allora, quello che vorrei che vi portaste a casa, soprattutto per chi non è un agopuntore, e ha sentito tutto questo, è quando fare la fecondazione assistita nel percorso di PMA. Cioè, nel senso, siamo partiti da fare l'agopuntura prima dopo il transfer, e quello che vi ho raccontato tutto adesso è tutto il percorso lunghissimo, che può essere da 6 mesi, un anno, una vita. Okay? Quindi, come fanno alcuni per il benessere e il mantenimento della salute una seconda settimana sempre nella vita, altri invece la focalizzano solo determinate fasi della maternità.
Direi che se la paziente ha tempo, e certe volte il tempo c'è se la paziente è informata, perché dalla paziente in cui fa la diagnosi del trattamento, la diagnosi di infertilità e fa tutti gli accertamenti che mancano prima di partire a farla fine e si mette in lista per fare la fecondazione assistita, un po' di mesi passano, cioè non è spesso, non è sempre così rapido, soprattutto in molti centri i tempi d'attesa sono piuttosto lunghi. Quindi se noi in questi ipotetici 120 giorni, quindi 3 mesi, prima dell'inizio della stimolazione, riusciamo a lavorare come ci siamo detti precedentemente, cosa possiamo lavorare? Lavoriamo su una regolazione dell'asse ipotalamo un po' fisiobarico, a ridurre sicuramente i livelli di stress, ottimizzare lo spessore dell'endometrio e della vascolarizzazione degli organi pelvici, ridurre se c'è dolore mestruale e di conseguenza ottimizzare l'attecchimento dell'embrione. Chi lavora in questo campo avrà notato che certe volte in questa preparazione la signora rimane incinta. Okay? E quindi quella cosa probabilmente dice: ma erano anni e anni che stavo facendo questa cosa, adesso che mi sono rilassata, ok, sono rimasta incinta. Va bene. Quindi probabilmente il lavoro che noi abbiamo fatto per ottimizzare tutto questo percorso è sicuramente un percorso, cioè è stato sicuramente utile sotto tanti aspetti, non solo il rilassamento. 2 settimane prima della stimolazione, quindi se fa il protocollo lungo, sta partendo, piuttosto che invece durante la stimolazione, perché all'ultimo pre-ricovero ha incontrato in clinica un dottore vecchio che gli diceva: ah, mi sono fatto la puntura. Sì, no, cavolo, allora mi sono svegliato, lo faccio. E Io sono corro. il ginecologo di questo. No, Esatto, il ginecologo dell'ultimo controllo si è ricordato di ricordarglielo. Ok, e quindi possono partire proprio durante la stimolazione. Perché stiamo facendo tutti questi passaggi? Cioè, perché, come diceva prima la nostra collega, meglio niente. Okay? Se noi già con poco riusciamo a fare un cicinin, sicuramente riusciamo a dare tutto. Ovvio che se facciamo un lavoro fatto dall'inizio, è sicuramente un lavoro migliore che fare solo perché prima dopo tanto quando mi dicono ma non basta fare solo prima dopo il transfer, io a volte faccio questo esempio, dico, è come se il ginecologo prendesse l'ovocita senza nessun tipo di stimolazione e li mettesse l'endometrio senza nessun tipo di progesterone, insomma un po' di moda sul ciclo spontaneo, però senza nessun tipo di preparazione dell'endometrio e senza niente. Funzionerà? Sì, un po' funziona, però se vogliamo fare un lavoro fatto bene, prepariamo la stimolazione, quindi prepariamo una super stimolazione, prendiamo tutti gli ovociti che si possono sviluppare, prepariamo l'endometrio se ce n'è bisogno e trasferiamo quando c'è da trasferire. Quindi anche in queste fasi abbiamo dei miglioramenti che sono più o meno quelli che dicevo prima, quindi miglioramenti del recruitment follicolare, l'omogeneità della crescita follicolare, che alcune volte cosa abbiamo? Abbiamo una ovocita che parte, scusate, un follicolo che parte, diventa dominante, e gli altri invece che sono sempre piccoli. Con la puntura abbiamo visto che invece si riesce in qualche modo a rendere più omogenei questa crescita follicolare. Quindi adesso sono tutti piccoli e a sinistra sono molto grandi, cosa posso fare? Le vedremo solo quelli di destra, facciamo la puntura e diciamo, un paio di sedute che possono essere anche 2 volte alla settimana, si vede che c'è proprio un'omogeneità di questi follicoli. Andiamo avanti. Ovviamente prima del transfer e dopo il transfer, quindi aiuta a ridurre le contrazioni uterine, prepara l'endometrio, l'utero ad accogliere l'embrione con il suo endometrio e rilassa. Questa è sicuramente la cosa più importante perché nel momento del transfer tutte le pazienti si sentono stressate, ma nel senso che si sentono proprio che dipende tutto da loro, okay? Come se in quel momento lì, se qualcosa, cioè se la gravidanza non va, è colpa mia perché io non sono riuscita a fare. E invece non dipende sempre da loro, non dipende da loro. Nella fase di impianto, che sono le 2 settimane prima delle beta, dove di solito vengono, i pazienti si sentono spesso abbandonati perché prima hanno 1.000 controlli e poi non hanno più niente, sono a casa, sono da aspettare, soprattutto se prendono le 2 settimane. Sono a casa e non vanno al lavoro, quindi non vengono assorbite in alto,
in altro, tutto quello che sentono è oddio, allora sì, oddio, allora sta andando il maestro, no, forse sono incinta, no, ho avuto il crampetto, no, non ce l'ho avuto, ho avuto la perdita, allora la perdita dell'impianto, ho avuto la perdita, no, allora mi sta arrivando il maestro, ho mal di testa come quando mi arriva il maestro, però non sono tranquilla, non dormo, quindi ho mal di testa forse perché non sto dormendo, e quindi diventa veramente un momento molto intenso per loro. Se noi riusciamo a fare una seduta o due in questi 15 giorni, sicuramente riusciamo a dargli un aiuto, ok? Questa seconda parte e il continuo del lavoro che abbiamo fatto in precedenza può continuare il lavoro che abbiamo fatto in precedenza aumentando la parte di rilassamento. Se l'abbiamo trovata perché è arrivata solamente sul tema dopo il trance, come diceva prima, meno che niente, ok? Affrontare un periodo così intenso con un aiuto sicuramente è importante. Quindi questa è la stessa cosa. Quindi la proposta è di ricomporre insieme il complesso fase della fertilità. Quindi non è il ginecologo da solo che lavora su questi pazienti, e ormai il team è diventato un team multidisciplinare, quindi c'è spesso il genetista, c'è spesso l'endocrinologo, c'è spesso l'ematologo, c'è spesso l'immunologo per la parte di immunologia, il ginecologo e l'andrologo che sta prendendo, come dicevo, sempre più piede, cioè sicuramente la parte dello psicologo e la parte del biologo, dell'embriologo, che diventa sempre più importanti. E in tutto questo, come avete visto, noi possiamo mettere un aghetto per ognuna, diciamo, di queste specialità, quindi dare un piccolo supporto a tutti questi, cioè piccolo o grande supporto a tutti questi aspetti, ok? Quindi il desiderio che mi piacerebbe partisse da oggi è che vicino, o meglio dentro, un centro PMA ci possa essere, come succede con il Torre Vecchi, come succede con me a Locarno, un medico PMA, un acupuntore dentro un centro PMA. Perché il poter vivere, essere presenti, proprio per conto che ci possono essere, in un centro, inizia proprio una collaborazione per cui i ginecologi, che poi vedono gli effetti dell'acupuntura, ti dicono, questa mi fai crescere l'endometrio, questa è troppo stressata, me la rilassi, questa, non so come, ultimamente nel collocarlo c'era questo ginecologo che mi ha detto, guarda, aumentami un po' la vascolarizzazione dell'endometrio. E sono rimasta lì. Sì, perché secondo me dopo l'altro giorno non era proprio ottimale, quindi bene una spintarella. Okay. Quindi sicuramente questa collaborazione, perché si crea? Questa collaborazione c'è perché si parla lo stesso linguaggio. Okay. Io gli avessi detto, l'acupuntura muove il sangue. Scusate, se avessi detto l'acupuntura muove il sangue, probabilmente mi avrebbe detto ma. Okay. Avendogli spiegato invece come l'acupuntura può aumentare i flussi, lui l'ha capito e l'ha fatto suo, e nel momento in cui ne ha avuto bisogno, l'ha fatto. Bene, ringraziamo intanto la Teresa Cattolini, che è stata un po' una panoramica su quelle che sono le evidenze scientifiche. E apriamo adesso un po' il dibattito con una piccola presentazione delle nostre esperienze. Quindi invito Mauro De Vecchi a venire qui. Buongiorno a tutti, sono contentissimo di essere qui con voi oggi e ringrazio innanzitutto Elisabetta per l'invito e soprattutto il dottor Giovanardi, che non smetterò mai pubblicamente di ringraziare, perché lo considero il mio padre putativo. Penso che hanno... Che lo so, appuntativo. Non si sa mai. Tutto quello che so di acupuntura l'ho imparato da lui, dal dottor Mazzanti, attraverso la scuola AMAP. E insomma, se fate questo percorso, imparerete, vi formerete, vi scontrerete, crescerete, e a quel punto poi
Sarà voi. E, ringrazio sì per questo incontro, perché è sempre bello confrontarsi tra colleghi e chiacchierare un pochino di quello che è un po' un unicum al momento, ma che noi ci auspichiamo possa diventare la quotidianità. Io sono il responsabile del servizio di agopuntura del centro, può dire, centro Demetra di Firenze, General Life, da ormai 10 anni. E non è un caso la mia nomina, nel senso che non è che un bel giorno siamo arrivati, mi è andato troppo carino questo. No, perché per fortuna la dottoressa Livi, direttrice sanitaria del centro, dovete sapere che è sempre stata molto attenta alle integrazioni, alle novità e tutto quanto. E la cosa molto interessante è che dopo la pubblicazione del famoso articolo di Paulus nel 2002, la Regione Toscana finanziò un trial clinico di ricerca nel 2008 proprio nel nostro centro, con risultati molto interessanti, e da allora abbiamo istituito, siamo stati convocati e sono stato nominato ad istituire un nuovo servizio di agopuntura all'interno del centro. Stare all'interno di un centro di PMA cambia tutto. Uno, perché secondo me l'essere presente all'interno del centro offre, da una parte, quella dignità di medico, se vogliamo, che a volte l'agopuntore ha un pochino dimenticato. Ricordatevi che l'agopuntura è una terapia medica non farmacologica che ben si integra nel percorso della procreazione assistita. La procreazione assistita è molto diffusa. Se voi parlate con 3 persone, qualsiasi, al di fuori di questa stanza che incontrerete, o loro o chi loro conoscono hanno fatto il percorso. Solo che siamo in un'epoca di tabù, siamo in un'epoca del non detto, e se non dicono che fanno la PMA, secondo voi dicono che fanno l'agopuntura per la PMA? No, se siete colleghi e avete a che fare con dei pazienti, quante volte quando andate a mettere lo Shenmen auricolare, la paziente è spaventata nell'uscire dal vostro ambulatorio dopo che fa le sedute pro PMA e voi la tranquillizzate dicendo: vabbè, puoi dire che è per il mal di schiena, e lei tira un sospiro di sollievo. Il tabù è una delle cose da rompere come prima cosa. L'essere nel centro ti dà la possibilità di rompere questo tabù. Io ho avuto la fortuna ormai da 5 anni di essere docente all'Università di Firenze nel Master di secondo livello di Biologia di Biotecnologia della Riproduzione, dove insegno proprio l'integrazione con l'agopuntura nel percorso di procreazione assistita. È facile? No. Bisogna stare sempre sul pezzo? Sì. Bisogna, come dire, una cosa che dico sempre alle pazienti è: beh, le è stata data questa gonadotropina, giusto, all'inizio? E quando magari arrivano per le prime sedute di agopuntura e non sanno di cosa si tratta e si siedono e vi guardano e vi dicono: io non ne so niente, e tu dici: io non l'ho mai fatta. E io li presto a imparare, dico: vabbè, io circa 3.000 volte all'anno, l'importante è la giusta disposizione. Però ti mettono di fronte a quella necessità di spiegazioni, giustamente, perché non si rendono conto molte volte che l'agopuntura è un atto medico in Italia. Solo i medici chirurghi possono formarsi per poi andare a applicare e praticare. Lasciamo perdere le vecchie polemiche con l'ago secco, non è questo. Però bisogna essere preparati e pronti. E vi posso fare questo esempio, è un esempio che faccio sempre alle pazienti che mi chiedono: ma come funziona? Io non so niente, come funziona? E rapidamente io ho cercato nel corso degli anni di mettere a punto questa storiellina che racconto sempre e che le calma molto e dà molto l'idea della come funziona l'agricoltura. Prima di questo chiedo però se abbiano mai domandato come funzionino le gonadotropine che si iniettano tutti i giorni, e poi l'antagonista per evitare il picco dell'LH, per evitare l'ovulazione quando il dominante va avanti nel tentativo di recuperare quegli UPCini fino ad accompagnarsi al prelievo ovocitario, ok? E allora, faccio questo esempio, dico: beh, presento un piatto di spaghetti, facile. Immagini una forchetta. E la forchetta la mettiamo in questo piatto di spaghetti. Quando metto la forchetta e lascio fermo, non succede praticamente niente.
Quando ruoto la forchetta, cosa succede a questi spaghetti? Non tutti, ma alcuni vengono ad avvilupparsi. Un fenomeno meccanico di rotazione, giusto? Intorno all'asse centrale. E molti studi, se andate a vedere molti studi di meccanismo d'azione dell'agopuntura, evidenziano proprio il turning e twirling intorno all'asse centrale con la deformazione dei tessuti connettivali di quello che abbiamo andato a infliggere, d'accordo? Stretching connettivale, stretching di questi spaghetti. Bene, si immagini che dove ho messo gli aghi ci siano dei micro piatti di spaghetti, d'accordo? E noi andiamo a fare una stimolazione per cui andiamo a strecciare delle fibre che al loro interno contengono dei recettori. Quindi li andiamo ad attivare. Facciamo una scarica 0-1, ok? Cosa succede quando un recettore scarica? Scarica in via afferente a livello centrale. Corno posteriore del midollo spinale, risaliamo e andiamo ad attivare la zona corticale. A seconda delle zone attivate attiveremo diverse aree corticali. Quindi mandiamo un'attivazione diretta al cervello. E cosa comporta questo al cervello? Come si comporta? Che cosa fa il cervello? Il cervello risponde modulando la produzione di grandi mediatori chimici, aumentandoli o diminuendoli. Vi faccio un esempio. Immaginate una vasca da bagno e l'acqua che scorre. Ce l'avete? L'acqua da bagno, la vasca da bagno è una persona. L'acqua che scorre è la serotonina, ok? Se voi avete un paziente e nell'ambito della protezione assistita tante pazienti hanno questo tipo di problema, con una parvenza di sindrome depressiva, cioè sono in scarico di serotonina, mi seguite? Allora succede che queste pazienti a volte vanno dal collega medico di famiglia o ginecologo in corso di PMA, il quale assegna loro dei farmaci, degli inibitori del reuptake della serotonina, giusto? In quanto tempo abbiamo l'effetto con l'inibitore del reuptake della serotonina? In circa 2-3 settimane. Immaginate la vasca. Nella nostra vasca, con l'acqua che scorre, questo farmaco rappresenta mezzo tappo. Mettiamo mezzo tappo. Nell'arco di diverso tempo, 2-3 settimane ipotetiche, abbiamo un aumento del livello, perché perdiamo meno serotonina e ne abbiamo di più in circolo, giusto? Benissimo. E noi siamo tutti più contenti perché la paziente sta meglio. E l'agopuntura che effetto fa? La nostra vasca, andiamo a fare la stimolazione dei nostri punti specifici, e mandiamo un segnale attivatore al cervello. Il quale cervello che cosa fa? Aumenta la produzione di serotonina. Mi seguite? Nella nostra vasca cosa rappresenta questo? Apriamo il rubinetto. Vi piace? Cosa vuol dire questo? Se io devo riempire la vasca il più velocemente possibile, posso mettere mezzo tappo da una parte e aprire il rubinetto, se lo so fare, dall'altra nello stesso momento? Sì o no? Certo che sì. Sapete come si chiama questa? Medicina integrativa. Giusto? Perché voi dovete scegliere la terapia migliore per il vostro paziente, indipendentemente dal vostro pensiero interno di io farei o non farei. Perché non siete voi protagonisti, voi siete un mezzo, un tramite. E come diceva giustamente la dottoressa Casaletti, non siete soli, dovreste far parte di un team. E in questo team dovreste parlarvi. Io sono fortunato perché tutti i giorni ho che fare, fortunato, sfortunato, ma ora vanno bene le cose, ma vi assicuro che 10 anni fa è stato molto, molto tosto. Arrivare a dire buongiorno, sono l'agopuntore. La prima cosa che mi dissero è, fai anche i peli? Voi ridete, perché no, sembrava fosse arrivato l'estetista. Dovete ridare dignità alla professione. Siete medici, dovete farlo ricordare ai colleghi. E per ricordarlo ai colleghi dovete sapere le cose. La formazione è la base rispetto al concetto di evidence-based medicine. L'evidence-based medicine che vi hanno raccontato adesso si deve basare però su degli aspetti fondamentali che esistono. Chiunque di voi farà o ha fatto nel passato della ricerca deve sapere e ricordarsi che esistono dei parametri che tutti voi conoscete benissimo, che noi conosciamo ancora meglio, che sono i parametri consort e stricta, giusto Carlo? Che sono dei parametri essenziali per riportare i trial clinici all'interno del mondo della ricerca e nello specifico dell'agopuntura. E se voi scriverete mai un articolo, questi parametri dovete rispettarli,
perché fanno emergere un miglioramento del grading degli studi da voi fatti, che determinerà nuove evidence-based medicine che avranno una cascata di applicazioni di protocolli clinici. E i protocolli clinici, i trattamenti clinici che farete, daranno degli altri risultati e emergeranno nuove intenzioni, nuove, come dire, intuizioni che ci permetteranno di impostare nuovi lavori per ricercare altre cose, ancora più profonde. È un circolo virtuoso. Alla base di tutto questo, però, c'è un'adeguata formazione. L'AMAB, da anni, con l'istituzione del registro dei medici acupuntori esperti in fertilità, vuole dare alle pazienti la tranquillità di rivolgersi a chi c'è all'interno del registro nell'ottica del non tanto so la differenza tra una FIVET e una ICSI, bravo, basta leggere, ma cosa puoi realmente fare tu per quella paziente che sta facendo questo percorso specifico? Chiaro? Dovete studiare. Però la cosa importante è che i risultati saranno stupendi. E voi andrete a fare il lavoro più bello del mondo. E sono d'accordissimo sull'iniziare prima è meglio è. Lo diciamo noi, certo, 3 mesi prima, ma non lo diciamo solo noi. L'American Society for Reproductive Medicine, già ormai dal 2015, pubblica, se voi andate sul loro sito, sono coloro che pubblicano Fertility and Sterility. Okay? Se andate sul loro sito, nella parte dei pazienti, troverete un foglio di fatti, un FAQ, dedicato completamente all'agopuntura. E già lì, nel 2015, la SRM, della quale faccio parte, che è l'Elisabetta Casaletti, nel sottogruppo delle Complementary Integrative Therapies, vi dice, già nel 2015, che consiglia alle pazienti, da 1 a 3 mesi prima dell'inizio del trattamento, di farla l'agopuntura, perché migliora i tassi ormonali, migliora l'outcome della dismenorrea, si è parlato di endometriosi, si è parlato... che è una delle problematiche e patologie con la più lenta diagnosi. Abbiamo una delle più famose ginecologhe della rete oggigiorno, Vale. E la media vale della diagnosi per endometriosi. 8 anni, ragazzi, queste ragazze in 8 anni è plausibile che possano andare incontro a dei tentativi di ricerca di gravidanza, giusto? E una delle concause può essere anche quella, ma magari non lo sanno nemmeno, cioè dobbiamo lavorare molto sulle basi. Senza arrivare alla dismenorrea, all'endometriosi, dovete sapere che andrete a migliorare significativamente la qualità di vita delle pazienti con dismenorrea. Perché? Perché nell'arco dei mesi precedenti e durante ogni seduta andate a lavorare su tassi ormonali, certo, ma come avete visto, lavorerete sul vascular growth factor, cioè andrete a ridensificare la trama vascolare dell'endometrio, stesso endometrio, educandolo ad essere più denso. E cosa succede quando l'endometrio diventa maggiormente vascolarizzato? Che ci affluisce maggior sangue. E cosa succede, se avete notato, alle vostre pazienti con i primi cicli mestruali successivi al vostro trattamento? Com'è la colorazione del sangue? Se avete fatto le cose bene, il sangue è più rosso vivo, giusto? I grumi sono diminuiti e il dolore è calato. Migliorare quell'endometrio abitua il corpo ad avere un endometrio di qualità maggiore, non solo sul concetto di spessore e di trilaminarità, quelle sono caratteristiche ecografiche, ma com'è la qualità densa di quell'endometrio? Abbiamo abbastanza vasi? Bene, perché avere più vasi ci permette poi, al giorno del transfer, di avere un terreno, il nostro terreno, dove andare a mettere il nostro embrione molto più recettivo. Ecco perché prima è meglio è. Ok? No, secondo giro. Allora, grazie a Mauro. No. Anche perché io sono ancora più breve, brevissimo. Poi lascio la parola alla Casaletti, Elisabetta. Poi invito anche chi è presente o anche chi è a casa, se vuoi fare delle domande, intervenire, di scrivere la chat. Allora, mentre Mauro lavora in un centro strutturato, con l'esperienza di un centro di procreazione medicamente assistita, io e noi dell'AMA lavoriamo invece in un centro privato dove non è dedicato soltanto alla procreazione medicamente assistita,
ma facciamo medicina a 360 gradi, siamo stati medici che lavoriamo praticamente dal lunedì sabato compreso, tutto il giorno. Allora, quali sono le problematiche che noi riscontriamo? Le sintetizzo. Una, la completa ignoranza della possibilità dell'agopuntura di intervenire a sostegno della percussione medicamente assistita. Purtroppo non soltanto su questo, l'abbiamo visto anche in campo oncologico, l'abbiamo visto pensato anche soltanto già nel trattamento delle cefalee, anche questo, se andate a sentire dei congressi dove si parla di emicrania, vedrete che molti interverranno e parlano solo di intervento farmacologico, quando ormai le evidenze sono chiare che nella prevenzione l'agopuntura vince in termini di efficacia e di minore effetti collaterali rispetto ai farmaci. Quindi qual è la sfida che noi abbiamo? Quella di far aumentare la consapevolezza da parte dei nostri colleghi, no? Di quelle che sono le indicazioni dell'agopuntura. Abbiamo prima parlato di un'ora, per un'ora, per più dell'evidenza scientifica, un'ora, ed è soltanto una parte. Ma i nostri colleghi, gli stessi colleghi che tutti i giorni fanno protezione medicamente assistita, quanto sono a conoscenza di questo? Avete capito questo problema. A livello pratico, invece, qual è? Telefona la donna e dice, devo fare un trance. E mi hanno detto che l'agopuntura può servire. Ecco, è un po', ecco, se andiamo nella vita reale. Cosa facciamo? Facciamo i 25 minuti prima e i 25 minuti dopo. Se mi telefonano la settimana prima, non è che possono fare diversamente, no? Poi non solo, c'è il problema che 25 minuti prima e 25 minuti dopo non sempre è possibile. Perché, ad esempio, molto spesso donne di Bologna vanno a fare o a Milano o in altri centri tra le biotransfer, e quindi c'è anche la problematica. Quindi facciamo come si dice, quello che si può, no? A Bologna ci hanno detto che dice piuttosto che niente, meglio piuttosto, no? Direi che racchiude questa, no? Poi invece abbiamo le persone che sono informate, quindi riusciamo a fare il famoso protocollo lungo. In sintesi, qual è il problema? Il problema è dell'informazione. Io credo che l'ignoranza, come succede in campo della legge, non è ammessa in medicina. Non è ammesso che colleghi ginecologi o chi lavora in protezione di medica assistita non sappiano niente di questo, come non succede, come non è corretto che sia nel campo oncologico, nel trattamento del dolore e in campo medico in generale. Questo è quello che diciamo. E concludo dicendo, dobbiamo implementare quindi l'informazione, e oggi uno di questi, implementare il lavoro di squadra, si è visto che l'alimentazione è importante, gli stili di vita sono importanti, l'educazione sono importanti, e infine fare rete, perché quando succede che un membro trans viene fatto il sabato e tu magari devi andare a un matrimonio perché stai invitato, c'è da essere qualcuno, perché una cosa è certa, quando tu cominci a seguire la donna non la puoi abbandonare, non puoi dire il giorno del trans non ci sono. Questo vuol dire fare rete. Io altre cose non ho a dire e lascio la parola a Elisabetta. E ripeto, chi è a casa, anche voi, dopo vi diamo la parola e poi dopo rispondiamo. Allora, io sono una video tra Mauro che è dentro il centro PMA e Carlo che è diciamo, solo fuori. Io lavoro su Milano, sono fuori da un centro PMA e lavoro a Locarno dentro un centro PMA perché abbiamo un laboratorio di medicina cinese proprio cioè, in ospedale. Cioè, in ospedale c'è un reparto di medicina cinese e io sono responsabile della parte di cattività e decorazione. Quindi lo stato contatto con i ginecologi ce l'ho nel centro e fuori ho le difficoltà che può avere Carlo. La diversità delle due cose, a parte la lontananza dei posti, però quando io non sono a Carlo ci sono anche tre agopuntori, quattro agopuntori che i giorni che io non ci sono, tutto il post-transfer, possono farlo tranquillamente loro, quindi diamo sempre un servizio 7 su 7 H24, 4 no perché la prima deve essere chiuso. Però tendenzialmente 7 su 7,
anche se loro hanno una, come stanno prendendo un po' molti centri, l'atteggiamento più anche conservare, quindi fare dei transfer un pochino più regolati. E invece su Milano la disponibilità è 7 su 7, perché i miei pazienti stanno facendo un transfer sabato, quando domenica io ci sono, ovviamente, e se ci sono lo faccio. Dico sempre che gli embrioni non aspettano, quindi bisogna sempre trattarli, quindi anche avere una certa elasticità. La rete e l'ambulatorio di acupuntura ci permette, la rete e l'elenco di acupuntori esperti in PMA ci permette proprio di fare questa rete. Cioè, quando un paziente che segue a Milano va a Firenze a fare il ciclo di stimolazione a Firenze, non è che dico viene a fare l'acupuntura prima del contrasto da me. So cioè, che c'è Mauro De Vecchi, so che come è formato, e gli dico, quando va là, chieda a Mauro De Vecchi di fargli l'acupuntura preposta, se non l'hanno già informata. Piuttosto che la paziente che viene a Bologna, lo stesso con loro, piuttosto che invece quando magari qualcuno viene a Milano, loro mi chiamano e mi dice, guarda, questa paziente è a Milano e fa di giù l'acupuntura preposta. Quindi c'è una rete che ci permette di lavorare insieme su tanti aspetti, su quasi tutta Italia. Ci manca un po' il sud con gli acupuntori, però diciamo che anche lì stanno aumentando di volta. Quindi sicuramente il lavoro di squadra si può fare in clinica, che ovviamente è un lavoro quotidiano e più immediato. Io ormai lavoro da 20 anni con una rete di ginecologi che nel tempo si sono formati su Milano, quindi ho dei punti di riferimento in tutte le cliniche milanesi, e quindi quando ho qualcosa chiamo e dico guarda questo paziente così, piuttosto che guarda mi sembra che è qua, e quindi riusciamo sicuramente a dare un confronto. Quindi sicuramente il lavorare in sede ci permette di essere più rapidi e più organizzati, quindi la paziente come dire, arriva alla clinica e c'è tutto lì, okay? Però possiamo farlo anche alla gira distanza, con una flessibilità che ci permette anche di essere, quando la clinica chiude l'ambulatorio alle 6 del pomeriggio, tu devi fare da un'altra parte, ok? Bene, allora prima di dare la parola a voi, rispondiamo intanto alle domande della chat che sono intervenute. Lascio. Allora, la prima è: che criteri ci sono per essere inseriti nel registro degli acupuntori? Non si capisce se è nel registro degli acupuntori della FISA o quello della PMA. Io parlo per quello della FISA e quello della PMA. Allora, per quanto riguarda essere inseriti nel registro degli acupuntori della FISA, bisogna avere frequentato una scuola aderente alla FISA. La FISA già dal 95 si è data delle regole, ben prima dell'accordo Stato-Regioni, e quindi chi ha frequentato e chi ha un diploma di una scuola che aderente alla FISA, questo viene inserito nel registro. Chiaramente, giustamente come diceva Mauro, ricordiamo ancora che l'Italia deve essere laureata in medicina e chirurgia, altrimenti non si può fare l'acupuntura. Se invece per il registro della PMA, passo la parola un attimo all'Elisabetta Cardaletti. Il registro invece per la PMA è posteriore aver frequentato il master AMAB e aver fatto l'esame finale. Ok? Perché questo? Perché mentre nel 2007 ho iniziato, avevo detto, rispondevo su un blog, perché ai tempi c'erano ancora i blog, adesso non ci sono più, che si chiamava Cerco un Bimbo, e mi diceva, ma dove vado a fare l'acupuntura? E io dicevo, da un puntore vicino a lei, guardi quello che è più vicino e chieda di fare l'acupuntura. E lì abbiamo avuto, potete immaginare qualsiasi cosa è successa, cioè nel senso veramente da chi gli faceva, come avevamo detto, di fare 12 sedute prima di iniziare la stimolazione. La signora ha detto, siccome io parto per una settimana, il mio acupuntore mi ha detto che devo fare 12 sedute, quindi vado due volte al giorno, mattina e sera, per fare 12 sedute. No, cioè, non ha senso fare 12 sedute in 6 giorni, cioè bisogna 12 sedute vanno fatte una volta alla settimana per 3 mesi. Quindi tutto il lavoro che abbiamo esposto prima viene fatto in questo modo, non in maniera così intensa. E di queste poi possiamo raccontarne io allora. Per cui, confrontandomi con Carlo, dopo questo invito di questo medico cinese
che ero venuta anche a Bologna e non ci conoscevamo, quindi è stato un buffo anche questa presentazione, nel senso che sono venuta per formarmi da questo medico cinese e dice, perché c'era la nostra collega Casaletti, che non sapendo che ero presente in aula, che sta scrivendo un cerco bimbo, quindi probabilmente aumenterà un po' la richiesta di acupuntura per la fertilità. E qui, tutta la pausa, ho detto, sono io, oddio, sei tu, e quindi abbiamo iniziato a parlarne, e poi sulle varie perplessità che c'erano in alcune cose, abbiamo deciso di fare questo master per dare una formazione, perché chi lo sta frequentando, e da quello che vi abbiamo detto oggi, capite che è di più di mettere un ago. Quindi se non sei un ginecologo, se non sei un ginecologo esperto in PMA, cioè ci sono tanti aspetti. Una delle osservazioni che mi faceva, che mi ha fatto una paziente poco prima che facessimo il registro, era: ho chiamato l'agopuntore vicino a me e gli ho detto dovevo fare una FIVET. E lui mi ha risposto: che cos'è una FIVET? Cioè, capite che la credibilità dell'essere medico, dell'essere formato, se la paziente ti fa questa risposta e tu ti rispondi in questo modo, no. E quindi l'idea di formare degli agopuntori specializzati, comunque con una formazione dedicata anche a questo, in modo tale che alle domande trasferiscono a blastocisti in quinta giornata, in quarta giornata, piuttosto che sto facendo questo tipo di protocollo, so gli ormoni che stai facendo e di conseguenza conosco le effetti collaterali, piuttosto che siamo medici, ricordiamocelo sempre, quindi alcuni esami possiamo controllarli anche noi, quindi il controllo del TSH, ad esempio, prima di un transfer o prima di una stimolazione, che può essere controllato sia in clinica, che a volte magari invece può scappare via, e tu gli dici, come è capitato qualche mese fa, chiamando il collega ginecologo, ho fatto controllare il TSH alla signora, a 5, lei deve fare il transfer nelle prossime, no, assolutamente, devo cambiare, e quindi dato la terapia, quindi ricordiamoci che siamo dei medici, quindi ci può essere una correlazione, cioè non è una sostituzione a quello che stanno facendo i ginecologi, ma è un'integrazione, quindi noi ci mettiamo l'ago, siamo anche dei medici, controlliamo quello che deve essere, come dire, pronto per arrivare pronti alla stimolazione, e in collaborazione con loro controlliamo come ce la fare. Invito di fare sport brevissimo, perché abbiamo due domande. Allora, l'altra domanda cui risponde Mauro è: sono previste delle autorizzazioni per effettuare l'agopuntura in un centro di PMA? Allora, allo stato attuale i criteri di ingresso prevedono ovviamente laurea, il percorso di formazione come agopuntore, perché questo vi dà la possibilità di essere inseriti nel registro del vostro ordine dei medici provinciale sotto la nomina dell'agopuntura. Okay. Una volta che avete questo inserimento, potete tranquillamente provare a bussare ai centri, parlate con il direttore sanitario, portate la vostra, come dire, non siete voi, portate l'evidence-based medicine che vi è disponibile in quel momento, razionalizzandola alla luce del concetto sham, acupuncture, timing, dose effect e tutto il resto che avete sentito questa mattina, e se vi vorranno, se saranno interessati, avrete la vostra possibilità assolutamente. Sappiate che a livello in Inghilterra, o meglio anche in Italia ormai, ma il concetto, questo era uno studio del 2010 di Boveri, l'84% delle pazienti che si sottopongono a un percorso di PMA utilizza delle cosiddette CAM, Complementary Alternative Medicine. Nelle CAM la più utilizzata è l'agopuntura. C'è solo un piccolo problema che Boveri sottolineava. Purtroppo non tutti, esatto Elisabetta, famoso questo studio, non tutti coloro che offrono l'agopuntura, questo era all'esterno, ma il concetto può valere anche da noi a volte, offrono l'agopuntura a questi pazienti chiamate vulnerabili e fragili, ed è importante, hanno una corretta formazione in quello che è il concetto di fertilità e di agopuntura stessa legata alla fertilità. Ecco il master AMAB. L'altra è, non so se è una domanda o un'affermazione, serve un diploma di una delle scuole di agopuntura nazionali con requisiti coerenti con quelli del decreto se della causa di Stato Regioni, essere medico chirurgo con laurea universitaria in medicina, sì, per fare l'agricoltura, deve essere medici. Il fatto, ora, no, per fare l'agricoltura deve essere medici, non è necessario fare nessun tipo di scuola, perché
come per altre specialità, teoricamente il medico, a parte l'anestesia e la radiologia, può fare qualsiasi cosa, l'accordo Stato-Regione ha definito un profilo per diventare medico acupuntore. Le scuole, diciamo così, che sono riconosciute a livello regionale danno un diploma che è riconosciuto a livello nazionale, che permette l'iscrizione all'albo degli istituti presso l'ordine dei medici. L'altra domanda invece sotto, la fertilità è di coppia, ci sono evidenze scientifiche di acupuntura nel maschio? Allora, abbiamo visto, rispondo a Antonino Abate, che è un centro di responsabile di un centro PMS, questa sessione che abbiamo fatto è registrata e per cui sarà anche disponibile. Evidentemente il collega non ha visto, non ha sentito la prima parte, ci sono lavori che evidenziano anche il miglioramento della qualità del liquido seminale, oltre a quello, quindi in molti casi quando ci troviamo di fronte una donna ipofertile, abbiamo anche un uomo con un liquido seminale che presenta delle criticità, fare un trattamento di coppia ovviamente è indicato. Vediamo altre domande. Grazie a tutti i relatori, volevo esprimere la solidarietà al popolo romagnolo colpito da una tragedia appena denunciata. A proposito del PMA, volevo chiedervi come possiamo fare per liberarci dagli interferenti endocrini derivati dai petroli e derivati da te ancora. Allora, io sono romagnolo, per cui ringrazio, è veramente una tragedia. Passiamo alla parte. Ovviamente ci vorrà una bomba atomica e ricominciare tutto da zero per liberarci dagli interferenti endocrini, perché praticamente sono ovunque, in qualsiasi cosa facciamo, in qualsiasi cosa è presente, quindi è impossibile. Per come è oggi la nostra città liberarci degli interferenti endocrini, cioè dovremmo veramente rivoluzionare tutto, cioè non saprei dire, cioè, dal sapone ai contenitori, cioè da qualunque cosa, senza considerare quanto c'è già dentro nei terreni, nelle acque, in quello che mangiamo, in quello che respiriamo. Quindi diciamo che in questo momento è impossibile. Sicuramente se ci saranno delle politiche o degli stili di vita ci porteranno, forse anche grazie all'evidenza di questi cambiamenti climatici, che prima sembrava solamente che Greta si fosse inventata qualcosa, che invece adesso sta diventando un po' manifesto per tutti, se si comincia a cambiare, tra un po' di anni ci sarà quel cambiamento. Allora, passerei qui alla sala, se qualcuno vuole intervenire, per favore, passa la mano. C'è una domanda? Faccio una... Scusate, non so se l'avete già detto, volevo sapere se in alcune regioni, centri PMA e centri del computer fossero mutuabili. In alternativa, quanto è il costo per la paziente per prepararsi con le sedute al percorso della PMA? La computer si è proposta in coppia che non opta per la PMA? Allora, l'acupuntura per la PMA non è mutuabile, l'unica acupuntura mutuabile è l'acupuntura per anestesia, quindi chi lavora in un ospedale, non so quale tipo di acupuntura che è per anestesia. I costi variano da regione a regione, ci sono alcuni che fanno dei pacchetti, bisogna chiedere alle proprie regioni. Può fare stand alone senza percorso PMA, quanto è il costo? Dipende dalla regione. L'acupuntura può essere proposta in coppia che non fa la PMA, ovviamente tutti i meccanismi che vi ho fatto vedere prima funzionano indipendentemente dalla PMA, quindi il non fare la PMA è una scelta della coppia, ok? La cosa che mi preme di sottolineare anche ora è: non fate perdere il tempo alle coppie facendo l'acupuntura prima di arrivare nei tempi corretti alla fecondazione assistita. Cioè, se una paziente, soprattutto perché i tempi comunque di attesa sono anche piuttosto lunghi, quindi abbiamo tempo di poterci lavorare intorno, fate l'appuntamento, fatela mettere in lista d'attesa e nel frattempo noi facciamo il nostro tipo di lavoro.
Okay? Non fate perdere tempo alla paziente dicendo aspetta un anno, visto che hai 43 anni, sei ancora mestruo tranquillamente e quindi puoi aspettare ancora un anno. No, cioè, ricordiamoci, come diceva Mauro, siamo dei medici, la fertilità dopo 35 anni precipita, ok? E quindi, si possiamo anche prima, interveniamo e se i tempi sono entro 6 mesi dopo 35 anni o entro un anno, vedete come però il pacchetto paziente sotto i 35, li mandate subito a fare una visita in un centro PMA. Una cosa che vi consiglio, essendo medici, è se la paziente arriva e gli dice che sta pensando di cercare una gravidanza o qualche mese che cerca così e però non è ancora andata a fare gli approfondimenti, fategli fare giusto due esami ormonali, cioè l'antimulleriano, l'FSH e l'AIH. Semplici, ok? E la tifoide. Giusto perché? Vi faccio una piccola fotografia di oggi. Se questi sono in ordine, la signora ha 25 anni e non ha grossi problemi, dice ok, prova un po', andate al ginecologo, controlla quello che devi controllare, però con un po' di tranquillità. Se la signora ha 25 anni e ha 100 di FSH e gli esami tutti sballati, non può aspettare, ok? E quindi va immediatamente in un centro PMA e da un ginecologo dedicato alla fertilità. Perché? Non perché hai 25 anni, sei giovane, hai tempo, ok? Fate la fotografia di oggi e su quella fotografia indirizzate i tempi. Passo la parola a Mauro. Mentre passa il microfono, volevo espressare il fatto appunto che purtroppo ci sono ancora molte donne che identificano l'infertilità con le mestruazioni, e questo è il problema. Quindi finché hanno le mestruazioni pensano di essere fertili, invece non è così. Quindi, e questo è, direi che è una mancata consapevolezza del problema. Io vi dico che stiamo mettendo a punto un studio retrospettivo di oltre 6 anni su quello che è l'agopuntura nel momento in cui si va a fare un transfer di pazienti che si sottopongono a diagnosi preimpianto. Non so se voi ne avete mai sentito parlare, ma l'antimulleriano ha un valore fondamentale, lo sappiamo. L'età è un valore fondamentale. La qualità degli ovociti e il tasso di aneuploidia, cioè l'alterazione cromosomica che si può riscontrare in blastocisti che vengono biopsiate per essere analizzate secondo il corredo cromosomico, quindi se integre, trasferibili, se affette, potenzialmente non trasferibili perché in mancanza certa di sviluppo, d'accordo, mi seguite? Quella è una variante importantissima anche che riguarda l'apporto dell'ago, perché noi dobbiamo avere coscienza e consapevolezza che esiste un embrione in quarta giornata, esiste in quinta giornata, esiste in sesta giornata, la prima paziente di domattina tra le 7:30 trasferisce in sesta, d'accordo? Alle 6:40 faremo 7, inizieremo, d'accordo? Però il concetto di diagnosi preimpianto lo sentirete parlare sempre di più. Che cosa fa? Non aumenta le probabilità di successo dell'embrione sano, euploide. Diminuisce il numero di transfer che sarebbero fallimentari. Seguite? E quello, quando si fanno gli studi sul live birth rate, sul clinical pregnancy rate, ragazzi, impatta tanto. Se voi avete fatto la vostra bella agopuntura tutta perfetta da 3 mesi prima, poi viene trasferito una blastocite che non avrebbe nessuna possibilità, e se nei due gruppi vi capitano più blastocisti di questo tipo e voi non lo sapete, quello impatta sul risultato. Questo è un bias che deve essere preso in considerazione, così, e lo mettiamo accanto alla sham acupuncture, al timing e a tutto il resto delle bellissime cose che sono state dette fino adesso. Però quindi dovete essere anche bravi ricercatori, ok? Delle domande dalla sala? Non ci sono domande. Sulla parte informativa delle pazienti, abbiamo visto che i social sono diventati molto importanti, visto che con tutte le pazienti, con tutti, siamo presenti più o meno sui vari social, e anche le pazienti spesso entrano, chiamiamoli, in circoli virtuosi che possono essere di grosso supporto. Quindi le associazioni, i gruppi community, le persone che si impegnano sull'angolo di fertilità a portare l'informazione sono sicuramente
dei grossi valori aggiunti a questo percorso nelle coppie. Uno, perché le coppie, le donne non si sentono sole, e qui abbiamo una rappresentante che è Enza di Mamma IPMA, e dietro vedete la presenza imponente ma lontana di Loredana Vanini con One of Many, che hanno fatto della loro esperienza due grossi community di donne, e dove portano appunto questa informazione, l'informazione di non essere sole, che può succedere, che siamo una delle tante, e di conseguenza con tutte le loro attività di informazione con gli specialisti, con le informazioni corrette. Quindi molto spesso le signore sono informate, cioè diciamo che in quel modo hanno troppe informazioni. Un'altra associazione che ha voluto oggi, non ha potuto essere presente in vivo, non ho visto se è presente online, è Strade per un Sogno, che è stata la prima associazione di donne PMA, che diciamo che Mauro è il rappresentante, il scientifico, e quindi è un'altra associazione che dà delle informazioni. Quindi le signore spesso hanno degli appoggi sociali, chiamiamolo social, dove poter apprendere informazioni. Spesso rubano, tra virgolette, queste informazioni senza associarsi, perché se mi associo o se seguo quella pagina vuol dire che io ho un problema di infertilità. Cioè, due pazienti, banalmente su Instagram io mi chiamavo Agocultura e Fertilità, due pazienti che venivano da me mi hanno detto: io non la seguo su Instagram perché se io la seguo vuol dire che ho un problema di infertilità. Vi dico i livelli a cui siamo, cioè, perché se dopo vedono che io seguo lei, allora io ho un problema di infertilità. Quindi le associazioni sono molto importanti, e tra l'altro Cerco un Bimbo, che era questo blog molto attivo negli anni scorsi, avevano tutti degli email, cioè io avevo delle pazienti che venivano, che sul sito si parlavano a destra e manca, ma tra loro non si conoscevano. Perché finché c'è l'anonimato dietro il monitor, posso chiedere, cercare e fare. Se mi devo esporre, faccio sicuramente più fatica. Quindi il lavoro di Loredana, che è questo libro di 100, Loredana è una fotografa, quindi 100 ritratti di donne infertili, con un piccolo aneddoto della loro esperienza, diciamo, nel mondo infertile, che non ho portato alcuni, prima solamente a leggere, non sono riuscita a leggere tutto gli aneddoti, è proprio il metterci la faccia. Il lavoro di Enza, anche lei con la sua associazione, è di portare informazioni, portare l'essere presenti, informazioni corrette alle signore, con dei medici formati che possono dare le informazioni corrette sui vari aspetti. Quindi fate presente anche alle vostre pazienti, piuttosto che sul vostro territorio, della possibile presenza di queste associazioni e community che possono essere molto molto d'aiuto. Ok? Puoi rispondere a una domanda in chat, chi chiede se a livello europeo ci sono registri specifici per gli agricoltori che si occupano di PMA? A livello europeo no, c'è un registro, chiamiamolo, a livello americano, che è la AWARM, che però è attivo solo in America, nel senso che bisogna fare dei crediti, chiamiamoli CM loro, con dei corsi loro, e un esame che viene fatto solo in America una volta all'anno. Ma in Europa in questo momento, in Italia, cioè in Italia c'è il nostro registro, ma in Europa non c'è niente di formato, per il momento. Quindi direi che per una volta siamo invidiabili agli occhi del resto d'Europa, e soprattutto per quanto riguarda la tutela delle pazienti. Noi siamo baluardi di quello che possiamo fare o non fare per queste ragazze, perché se sbagliate l'approccio e se dite loro cose sbagliate e voi avete un camice addosso, non importa cosa dite, vi credono, meglio dire le cose giuste. Domande? Prego. Intanto ringrazio la mia amica Laura, che è agricoltrice, che mi ha invitato a questo interessante corso. Io sono ginecologo, faccio il PMA,
e sono anche endocrinologo. Volevo chiedere, il gold standard per seguire queste persone che fanno un PIC? Ho ben capito che bisogna iniziare 3 mesi prima con una seduta settimanale. Ma al momento che noi iniziamo lo stimolo per il reclutamento ovocitario, è utile, penso, fare subito la seduta contestualmente al monitoraggio? Posso rispondere? Sì. Allora, da 10 anni funziona così, al 100%. Contestualmente al monitoraggio e addirittura all'arrivo del ciclo mestruale, la paziente chiama, arriva il ciclo, inizia la terapia. Se possibile, entro i primi 5 giorni di flusso, facciamo la prima seduta. Le successive sedute, se si tratta di stimolazione ovarica, con gonadotropine... Di solito il primo controllo lo facciamo la quarta giornata. Noi lo facciamo tra il 7 e il 7, ma comunque dipende poi dai protocolli. Ipotizziamo un protocollo standard con FSH, NLU, oppure FSH-LH, oppure diamo l'FSH e poi diamo l'LH in seconda battuta, no? E poi andiamo con l'antagonista per evitare l'LH, bravissima, l'ovulazione del dominante, e contestualmente andiamo a fare almeno un giorno su un giorno no, il controllo ecografico col monitoraggio e magari il usaggio degli estrogeni per andare a verificare tutto qua. Bene, io ho la cartella di ogni paziente che fa il monitoraggio, la ginecologa me la consegna, prendo paziente e cartella e vedo come sta andando l'ovaio destro sul sinistro, come sta andando lo spessore dell'endometrio, come vanno gli estrogeni e decido i punti rispetto a cosa fare in quella paziente sulla base della sua diagnosi di medicina cinese e il protocollo che sta facendo. Okay. Non lo faccio durante il pick up perché il trigger HCG o comunque non si fanno nomi commerciali, però se non dobbiamo andare a transfer a fresco, il prelievo ovocitario lo facciamo senza agopuntura e poi ci rivediamo col transfer in preparazione. Almeno la stessa cosa facciamo anche noi sullo carno quando ci sono appunto la parte di stimolazione, che è un po' romantico, per cui la paziente va di là, fa il controllo, passa di qua, io vedo cosa hanno fatto e di conseguenza agisco. Nel caso il monitoraggio non sia ottimale, perché siamo un pochino più indietro, siamo un pochino più rallentati, o sono più omogenei, invece con una seduta, magari quella settimana lì se ne possono fare due, ok? Dipende poi dalla paziente come risponde. Su quelle che tratto invece su Milano, dove no, non ho una cartella così immediata, mi faccio fare il tramite della paziente. Cioè, quando lei fa il monitoraggio, mi manda un messaggio con scritti quanti sono i follicoli, dove sono, come sono, e di conseguenza da quello che lei mi dice, devo essere sincera che le pazienti sono molto attente e molto affidabili su questi esatto, quindi quando mi fanno le domande con i ginecologi quanti sono, che dimensioni hanno, quanti sono dentro, quanti sono finita, perché dietro ci siamo noi spesso. Rispondo, faccio un po' ovviamente quello che hanno detto loro lo facciamo anche noi, ricordo il collega che è quasi una regola quando noi trattiamo le donne in un periodo fertile che la scelta dei punti varia anche dal momento della fase del ciclo mestruale o meno. Abbiamo dei punti nella fase post-mestruale, nella fase dei punti nella fase perovulatorio, dei punti nella fase post-ovulatoria, quando inizia il ciclo mestruale. Cioè, esiste una personalizzazione del trattamento in base al ciclo, questo è importante. Ed è una cosa della concezione della medicina cinese. Questo avviene al di là se è un percorso di PMA, ma in un percorso di PMA è ancora più specifico. C'è una domanda? Io volevo capire una cosa. Molto rapidamente. Volevo capire, nei centri dove c'è l'agopuntore fisso, è la terapia che viene data dalle tutte o dietro richiesta della paziente? Allora, con il nostro caso specifico. Attualmente è una possibilità terapeutica di integrazione su base di indicazione ginecologica o su base di volontà della paziente. Vi posso dire però che l'anno scorso abbiamo fatto 1800 spiccioli transfer, ok, e siamo nell'ordine del percorso con agopuntura intorno al 70%. Non perché? Perché sono le stesse pazienti poi che alla luce di come sono state
rispetto al ciclo precedente con o senza, c'è questo indice di ripetibilità molto alto, siamo oltre il 96% di ritorno nel momento in cui una paziente scopre per caso, per indicazione dell'agopuntura, è difficile che l'abbandoni, proprio perché lei stessa per prima, al di là dell'evidence base, al di là di tutto, si accorge che quando finisce quella seduta e si alza da quel lettino sta molto meglio. Sì, anche noi su Locarno abbiamo la... quando loro arrivano e fanno tutta la visita con il ginecologo, hanno una serie di flyer, tra cui c'è anche uno della cultura, quindi hanno un'informazione che non è in diretta, poi ne parlano con il ginecologo e il ginecologo di solito consiglia. Sul Locarno in Svizzera c'è una dinamica che è assicurativa, leggermente diversa, però se la cultura è fatta da un medico, passa sotto un'assicurazione base, per cui diciamo non costa, mentre da un terapista in Svizzera si può fare anche. Da non medici invece hanno un plus di costo, quindi accettano molto volentieri di poterla fare con un medico, in quanto non devono neanche averla fatta economica, e cioè, non averla fatta economica con me, allora la situazione la pagano a prescindere, e quindi abbiamo ottenuto un ottimo riscontro. C'è consenso? Dovranno firmare un consenso. Certo. Anche l'anno scorso la PMA, per trattamento no, sempre. È un atto medico. La cosa che volevo dire è che purtroppo non abbiamo presentato, io mi ricordo che avevo fatto una ricerca che all'estero è molto più sviluppata la collaborazione tra i centri di PMA e gli agopuntori. In alcuni casi, come nel caso del demente, dove opera il dottor De Vecchi, c'è l'agopuntore all'interno, in altri c'è una collaborazione esterna, cioè non è dentro il centro, però c'è la possibilità. Il problema è, come dicevamo prima, è continuiamo a lasciarlo alla lungimiranza di pochi, lo lasciamo al passaparola delle donne, oppure facciamo un passo di qualità in più. Dal punto di vista etico, io credo che bisognerebbe che ci fosse una informazione consapevole. Cioè, quello che noi, come noi agricoltori, vediamo e troviamo ormai non più corretto che in tanti campi, non in tutti i campi, dove ci sono le evidenze scientifiche solide, non ci sia l'utilizzo. Cioè, dal punto di vista deontologico, è completamente non corretto questo. Non so se mi spiego. No? Quindi, poi, l'altra domanda è, pazienti con la sindrome del ovaio policistico, ci sono evidenze scientifiche degli effetti della cultura in queste pazienti, penso che anche ancora dottor Antonino, penso che l'abbiamo detto prima, lei è intervenuto cioè, si è collegato forse in ritardo, comunque faccio rispondere alla Casaletti, ma troverà poi le evidenze nella registrazione. Sì, come avevamo detto prima, ce ne sono molti di lavori sull'ovaio policistico fatti in tanti anni, quindi possiamo avere poi un bel recupero anche sulle review, e c'è un'azione sulla parte ovulatoria, quindi il controllo dell'ovulazione, il controllo della glicemia, il controllo del peso, il controllo della parte emotiva la parte del cortisolo della prolattina, niente altro, ce ne sono, cioè veramente tanta. Ne approfittavo perché abbiamo qui in sala un nostro collega veterinario molto famosissimo, Francesco Longo, e chiede appunto se in campo veterinario esiste l'utilizzo dell'agopuntore in questo. Ecco, se puoi venire qua, perché è interessante, credo, no? Si parla di cavalli, si parla, no? Perché voi sapete che abbiamo un grosso effetto placebo noi sui cavalli, perché riusciamo a fargli fare quello che c'è. Grazie, Francesco. Forse in veterinaria siamo stati anche prima dei medici di umana a iniziare le tecniche. Volevo essere carino a iniziare le tecniche di fecondazione attuale. L'agopuntura è il più antico agopuntore veterinario è del 907 avanti Cristo, quindi giusto perché attualmente io lavoro come agopuntore, anche perché sono medico veterinario,
per fare acupuntura è necessario essere laureati in medicina veterinaria, sono specialista in fisiopatologia della riproduzione, quindi, e sono anche acupuntore. E devo dire che tutti gli argomenti che voi avete trattato sono pari pari riportati nella clinica, nella riproduzione di qui. E effettivamente c'è un notevole, come diceva prima Elisabetta Casaletti, l'effetto placebo qui è quasi del tutto escluso, c'è un riscontro enorme. Le problematiche che noi abbiamo fondamentalmente sono collegate a un discorso ovarico e quindi cercare di favorire la crescita del follicolo. Soprattutto in cavalle che vengono fuori dall'attività sportiva, dove ci sono, come dire, dei contaminanti o dei disturbi endocrini, ormonali di vario tipo, vabbè. E effettivamente in quel caso abbiamo il problema che spesso i follicoli si accrescono tra i 2, tra i 3, tra i 4, però non ovulano mai. In quel caso l'agopuntura è estremamente risolutiva. Com'è anche risolutiva, abbiamo fatto anche degli studi all'epoca sul miglioramento della perfusione ematica a livello del follicolo. Migliorando la perfusione ematica a livello del follicolo si ottiene un ovulo assolutamente valido che poi può essere inseminato artificialmente nella stessa cavalla oppure si può procedere all'embryo transfer. Anche sulla abbiamo grandi riscontri anche sulla perfusione dell'utero. Una delle problematiche che si presenta attualmente è avere in alcuni casi l'attività ovarica normale e l'endometrio sottile, per cui questo può in qualche maniera ostacolare l'impianto. E spesso questa attività viene, questa parte clinica viene fatta nelle cavalle che devono ricevere l'embryo transfer, dove magari la stimolazione dell'endometrio, la perfusione dell'endometrio non è notevole e si ricorre all'agopuntura. Quindi assolutamente dei riscontri positivi. Sulla riproduzione del maschio, noi trattiamo i puledri con criptorchidismo e abbiamo dei risultati a volte, soprattutto quando ecograficamente si vede che il testicolo è a livello inguinale, soprattutto si riesce a far scendere. L'altra problematica che trattiamo è la qualità del seme che non sempre è adeguata. Da un lavoro anche abbastanza vecchio che abbiamo fatto, se non ricordo male, nel 2000, abbiamo notato una cosa, che spesso dopo acupuntura, tra l'altro i punti citati da lavoro, soprattutto vasoconcezione 4, ma anche vasogovernatore 4, eccetera, erano notevoli. Dopo acupuntura il numero degli spermatozoi non era particolarmente aumentato, ma era migliorata la qualità degli spermatozoi e quindi erano più funzionali al discorso dell'inseminazione. Quindi assolutamente, per quella che è la mia esperienza di una ventina d'anni di ginecologia assistita con l'agopuntura, c'è una differenza assolutamente abissale tra cavalle non trattate e cavalle trattate. Riusciamo a regolarizzare anche tutto l'asse endocrino, quello dipende un po', vabbè, non entro nei particolari, comunque la cavalla ha un ciclo stagionale che inizia più o meno a febbraio e spesso si ha un anestro invernale prolungato, per cui le cavalle stentano ad andare in calore. In quel caso possiamo attivare l'asse ipotalamo ipofisario gonadi e il punto che per noi funziona alla grande è il vescica 1. Attiviamo epifisi, ipofisi, ipotalamo, ovaio e lì lucida. Poi vabbè, abbiamo dei punti anche a livello per trattare specificatamente l'ovaio, per aiutare il segnale ormonale ad arrivare. E in queste cavalle è molto importante anche, lavoriamo anche con l'alimentazione, hanno bisogno di una certa quota proteica per supportare l'attività ovarica e stavo pensando, Francesco, all'interno del biologico, per far capire, secondo me, per far capire l'importanza dell'agopuntura veterinaria, perché se no non viene colta,
Vorrei che Francesco spiegasse il biologico. Sì, sì. Allora, il discorso che è, appunto, termino solo un attimo, è una cosa che aiuta tantissimo nelle cavalle è dare quello che noi chiamiamo il fresco, cioè soprattutto carote, finocchi, adesso vabbè c'è anche dell'erba fresca, però va dosata l'erba perché se è troppo proteica poi possiamo avere altri problemi di tipo metabolico e altro. Alimenti che hanno il beta carotene sono assolutamente utili, almeno per quella che è la fisiologia della cavallo. Il biologico per con Carlo abbiamo una lunga esperienza politica di medicina non convenzionale, eccetera. Il biologico fino al 2000 era realmente biologico. Con le nuove normative sul biologico della Comunità Europea, che sono più improntate, diciamo, alla commercializzazione, il biologico è venuto un po' meno. Parlo dell'uomo, ovviamente, nel senso che prima era obbligatoria l'applicazione delle medicine non convenzionali, quindi fondamentalmente agricoltura e omeopatia. Adesso la Comunità Europea è stata un po' più larga di idee, consente anche dei trattamenti farmacologici allopatici in un periodo di tempo tendenzialmente breve, è chiaro, è più per motivi commerciali che non reali. Sicuramente il biologico può aiutare in umana per quello che sono gli studi che sono stati fatti del biologico, non bisogna mai esagerare perché sinceramente a volte mi capita di vedere degli umani che mangiano solo biologico, cioè sinceramente ci sono dei cereali che forse neanche un bovino riuscirebbe a digerire, allora li vedi pallidi, emaciati, cioè sì, ok, ci possono essere delle persone che hanno magari problemi di glutine, eccetera, possono essere utili, però va sempre dosato il biologico perché ci sono proprio degli alimenti che possono addirittura sovraccaricare piuttosto che aiutare. Allora, assolutamente. Adesso non vorremmo sconfinare. No. Sulla parte di alimentazione, all'Università della Sapienza di Roma, c'è un master per biologo e nutrizioniste proprio sull'alimentazione per la fertilità. E un gruppo di biologi molto pimpanti, open mind, per cui sono 3 anni che faccio una lezione di medicina cinese, di dietetica cinese per loro. Molto semplice perché in 3 ore dobbiamo spiegargli tutto, però anche solo fargli capire come la dietetica cinese, veramente osservandogli la lingua, non puoi dare quella che ha la lingua pallida e bianca la stessa cosa da mangiare a quella che ha la lingua rossa con il dito giallo. Quindi quello, e poi le altre informazioni che poi di solito chiedono e cercano, ti fa un pochettino cambiare. Quindi anche lì, in tutto questo master, la parte del biologico viene lasciata un po' sopra le righe, diciamo. Sono sicuramente sulla parte dell'alimentazione non trattata, quindi delle cose fresche. Sì. Bene, allora sono le 5, siamo arrivati puntualissimi, quindi ringraziamo tutti e vi aspettiamo sotto perché c'era un piccolo rinfreschino, speriamo che vi fermiate perché l'abbiamo organizzato per voi, quindi... grazie a tutti della partecipazione. Poi per casa, speriamo di aver avuto un momento di informazione in più che possa. Sono 40 anni che seminiamo semi, quindi semi, ecco. Grazie a tutti. Grazie.